Ok. Allora, quindi do la parola a Francesco Bertoncini che presenterà alcune slide sulla fruizione a distanza. La prima parte, sì. Adesso arriva qua. Sì, 15 minuti. Sì, perché... Dunque, proviamo. Allora, scusate se vi interrompo, siccome è il laboratorio, come sapete, che ha lavorato con gli studenti, il livello di confusione aumenta sempre. Perché di solito quando si va in laboratorio c'è quello che prova a fare una cosa, quello che prova a lavorare. Lavoriamo tutti con i ragazzi, quindi sappiamo che quando si lavora in laboratorio già il livello di attenzione si abbassa, perché sono distratti. E anche quelli della luce. Sì, e quindi cerchiamo, siccome la prima parte, lo so, cercheremo di essere brevi, ma alcune slide dovranno essere presentate, cerchiamo di stare un attimo in silenzio, altrimenti sia non si sente bene quello che dice il professore, perché qua non abbiamo un sistema di audio molto efficace, quindi abbiamo solo la nostra voce che si sente. D'accordo. Ok, grazie. Allora, intanto saluto tutti, buongiorno a tutti, prima di tutto. Allora, il mio intervento è diviso in due parti, ora una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, per vedere un po' quella che è il punto di partenza, cioè la normativa, le regole che riguardano, diciamo, la FAD, molto in generale, perché d'altra parte si fa molto presto, perché da questo punto di vista il riferimento sono le linee guida, no? Il primo riferimento, chiamiamolo normativo, sono le linee guida, allegate al DPR 263, no? Al DPR, quello dell'istruzione degli adulti, e in quelle linee guida c'è un paragrafo, ora lo scorriamo insieme, non occuperà nemmeno una pagina, dove c'è veramente poco, molto poco, ma ci sono in realtà le linee guida di quello che deve essere fatto. Quindi io ripercorro brevemente quello che c'è scritto sulle linee guida, dopodiché facciamo il punto di situazione di quello che è la nostra esperienza, no? Di FAD, quello che diciamo ognuno di noi ha fatto oppure non ha fatto nel proprio istituto. Dopodiché, fatta questa cosa qui, ripasso nuovamente la parola al professor Guastini, che farà una panoramica su quelle che sono la piattaforma, la piattaforma e via dicendo, no? E a quel punto è quello che c'è scritto qua, la parte che io proseguirò, no? Facendo vedere un esempio, e ci tengo a dire esempio, quindi l'esempio va preso come tale, ovviamente, non è un riferimento, è un esempio di come delle criticità che abbiamo avuto noi nella mia scuola, l'Istituto Galilei Artiglio di Viareggio, e sulla base di queste criticità quello che è venuto in mente di provare a implementare. Questo esempio, vedete che va dalla realizzazione proprio, no? Dalla progettazione, dalla programmazione dell'UDA, dell'UDA FAD, chiamiamola così, insomma, della FAD per brevità, fino alla sua verifica finale. Un esempio che vuole essere completo. Okay? Quindi questo però lo vediamo nella seconda parte. E sostanzialmente ho ripercorso l'indice, no? L'inquadramento normativo e la condivisione delle esperienze in questi 10 minuti, la parte successiva dopo Guastini. Allora, vi dicevo prima, no? Le linee guida allegate al DPR 263, ho proprio riportato le parole chiave, no? Le parole importanti sono in corsivo, l'ho proprio prese da queste linee guida. Quindi cosa si intende per FAD? All'inizio io stesso pensavo che FAD volesse dire formazione a distanza, e invece no, significa fruizione a distanza, è una cosa ben diversa.
Certo. E infatti qui si dice appunto che si intende l'erogazione, la soluzione di unità di apprendimento o di parte di esse in cui si articolano i percorsi di istruzione. Per cui, in pratica, per quello che possiamo capire da qua, una o più unità di apprendimento del percorso di studio che ovviamente stiamo considerando, possono essere fruite, quindi svolte, fruite nel senso di svolte e in modo attivo, a distanza, cioè non a scuola. Okay? In che misura si può fare questo? Nella misura di questo famoso 20%, di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo. Traducendo questo, significa che se il periodo didattico, per brevità, consideriamo, per dire che possa essere, o 1500 ore, no, sono un po' di più, 1500 ore sulla, come dire, sul primo periodo e anche sul secondo periodo, oppure 750 ore sul secondo periodo, sul terzo periodo. Molto più semplicemente, per fare questo calcolo del 20%, conviene prendere la base settimanale. Settimanalmente abbiamo 23 ore, diciamo, di attività didattica. L'orario prevede 23 ore settimanali. Quindi il 20% può benissimo essere calcolato lì, si fa molto prima, si capisce bene. Il 20% di 23 ore sono 4,6 ore, approssimato 4 oppure 5 ore di norma, di FAD, a settimana. Ok, chiaro? Quindi, cioè, 20% è un quinto, no? del mio orario settimanale, non è poco. E, di fatto, queste 4-5 ore, no? Potrebbero essere, vedete che qui non c'è scritto assolutamente, nelle linee guida ci sono i principi, la strada da seguire, ma non come seguire la strada, per cui non troverò mai da nessuna parte come queste ore di FAD le devo distribuire. È una scelta che fa la scuola, no? Il consiglio di classe in particolare, no? E poi lo vediamo meglio dopo. Quindi, No, del monte ore, no? Delle 750 ore ci sono tutte le discipline. Quindi, diciamo così che nelle 23 ore settimanali che facciamo ci sono tutte le discipline. Il consiglio di classe, viste tutta una serie di cose che vediamo meglio nel dettaglio dopo, può decidere di assegnare queste 23 ore trasformare in FAD 1, 2, 3, 4, 5 ore a settimana. Nel caso in cui ci sono il 20% è sul monte ore totale sulla parte del cervello. Ma di fatto succede questo, che ogni FAD è collegata a delle discipline. Quindi se la persona, se lo studente in questione ha dei crediti e quindi non ha l'obbligo di frequenza su quelle discipline alle quali è collegata la FAD, non la deve fare, non ha un obbligo. La percentuale del 20% è legata al numero di ore candidate che la DM effettivamente dovrebbe svolgere. Sì, però più semplicemente possiamo anche dire, no, che decidiamo di fare 4 ore di FAD a settimana, la facciamo 2 di materie tecniche e 2 di materie, 2 ore di materie letterarie. Se la persona in questione è diplomata, non fa le materie letterarie, non ha l'obbligo di seguire la FAD sulle materie letterarie. Quindi quello dopo poi è un caso, come dire, particolare che si inserisce nel quadro più generale. Quindi lui farà meno ore. Ma perché? No, il concetto è questo, che la FAD è collegata la FAD è collegata a una o più discipline. Se io su quelle discipline, no, in realtà poi c'è un patto formativo, no, e
siccome, siccome è buona, comunque noi abbiamo, come dire, visto che è buona, può essere buona prassi far sì che la FAD sia inquadrata, è un'UDA in realtà, un'unità di apprendimento consistente, autoconsistente, un insieme di conoscenze, abilità, eccetera, eccetera. Quella FAD fa parte del piano delle UDA, no? Quindi, nella sede di, come dire, di istruzione del patto formativo, può anche essere deciso che venga seguita, però non mi sembra che sia qui il problema, non credo. Sì, allora, la base delle secondarie, no, sì, allora, diciamo così, che poi magari sono tutti dettagli che rivediamo dopo, meglio in dettaglio, non voglio rubare altro tempo, però diciamo subito che anche qui non c'è una regola di dire quando deve essere la FAD, l'ora di FAD è nell'arco dell'orario del corso, ovviamente, no? Poi noi come scuola abbiamo fatto più esperienze collocandola alla prima ora, collocandola all'ultima, oppure potrebbe anche essere, se sono 5 ore, no? Se sono 5 ore di FAD, si stabilisce che sono 5 ore, potrebbe addirittura essere una sera in cui, cosa succede? Quella sera è la sera della FAD, non è che la scuola chiude, ovviamente i docenti ovviamente sono presenti perché per loro è un'ora di servizio, e cosa si fa? Cosa fanno i docenti durante la FAD oltre ad amministrare la FAD? Possono e devono essere, come dire, disponibili sulla FAD stessa, perché sono i docenti della FAD che si rendono disponibili per la FAD, ovviamente. Però sono anche docenti per le rispettive discipline. Per cui in quell'ora di FAD, o addirittura in quella sera di FAD, lo studente non viene a scuola e ha comunque la frequenza. Oppure viene a scuola e sfrutta, tra virgolette, lo sportello che il docente può fornire in quell'ora o in quelle ore. Quindi noi da questo punto di vista non ci può essere una regola, no? dipende moltissimo da quelle che sono le situazioni, non ci sono regole da questo punto di vista. Ve l'ho messa apposta qua, no? Perché così chiudo un attimo, poi dopo vi do, vediamo un attimo di chiarire il discorso. Le linee guida sono veramente scarse, cioè pochissimo. Tant'è vero che il Ministero stesso ha previsto il piano, diciamo, un piano, diciamo, di formazione nazionale chiamato Paideia, finalizzato proprio a dare, come dire, supporto alle linee guida stesse. Ora, questo piano di formazione nazionale ha avuto un convegno finale a Roma il 30 novembre dello scorso anno, 30 novembre 2016. Cosa ha fatto il Ministero? Ha raggruppato, no, le varie regioni, e ad ogni raggruppamento ha assegnato un compito, per così dire. Il compito è quello di mettere in pratica, di fornire modelli di messa in pratica di ciò che c'è scritto nelle linee guida. Guarda caso, nel caso, diciamo, nostro, della Toscana, il Ministero ha assegnato proprio la fruizione a distanza come ambito, diciamo, di lavoro, per così dire, no? In questo momento c'è un sito proprio, no? Questo ci tenevo a segnalarlo. Il sito è indicato qua, lo vedete, no? Paideia2.it. Ci sono andato anche ieri, ho visto che ci sono un po' di materiali, ma la parte relativa alla fruizione a distanza ancora non c'è. Okay. Ci sono materiali relativi ai patti formativi, alla certificazione dei crediti e via dicendo, ma la parte relativa alla fruizione a distanza non c'è. Ci tengo a dire questa cosa perché questo corso in qualche modo riguarda la fruizione a distanza e ha, come dire, come obiettivo quello di far vedere possibili esempi, in attesa che poi il ministero stesso espliciti meglio quelle che sono le linee guida, perché non so, c'è anche scritto come si attua, no? La fruizione a distanza
pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione, si svolge secondo specifiche tecniche tecnologiche definite dai centri CPA, ad esempio dell'attività, eccetera, eccetera. Io non continuo a non capirci molto, no? Su qui, nel senso che, come dire, queste linee guida tracciano il percorso, ma non dicono come farlo esattamente, ok? Quindi l'obiettivo oggi è dare un'idea di come fare. Ecco, l'obiettivo di oggi era questo. Sì. Cioè, la finalità dell'incontro di oggi. Punto di vista, sì, prego. A proposito delle 5 ore, sì, però parlare in modo così rigido, cioè ogni materia, noi facciamo la mitica di 10 giorni, tanti anni, questo sarà la tecnica morale. Sì, no, mi sono perso. Come facciamo a mitica i redditi di voto, dove esiste il corso serale da tempo immemorabile? Prima c'erano tutte le presentazioni con tanti crediti, sessantenni di cartelli che sono diplomati a serale di voto, a tempo immemorabile, prima di le camere, le protette, e poi informare della informatica a serale. Ma abbiamo un'esperienza nostra. Poi in meccanica è finita la tecnica è rimasta informata. Noi abbiamo un sito modulo che è collegato sul formulario interno, abbiamo una scuola Cisco che fa tutto qua. Sono gli istruttori Cisco che sono certificati Cisco, non solo dal Ministero dell'Istruzione Italiana, ma anche sono altri, ci sono altri qua. Poi ma ci sono anche altre scuole, Toscana. Adesso voglio dire a Pontedera c'è un altro teacher, Cisco teacher, e forse in qualche altro a Firenze ce n'è qualche altro, Bari, per esempio, dove c'è una scuola di punta, il suo tecnico Marconi, forse, Bari, c'è una scuola, Cisco, forse proprio in Trento. Sì, invece di fare così quanti di cantino come allora noi non abbiamo scelto di fare il leader per 5, noi abbiamo le 9. Poi la cosa sostanziale che volevo dire è questa: noi non abbiamo un'ora in cui si fa fatto, perché la fate per sua filosofia, è una cosa telematica, non è una cosa fisica, è telefisica, chiaro? È telematica, è un oggetto, è un prodotto di telecomunicazione, no? Non è pure di informatica, è di telecomunicazione, che si unisce con l'importanza. Allora, grazie a questo, perché dare la rigidità della presenza? È a distanza e quindi non dai la rigidità, finisco, della presenza. Cioè, a che ora si fa? No, la bellezza, la novità delle telecomunicazioni nella didattica, che uno studente, io ti rispetto a tutti, ma non ti dico, lo studente a tutti, come noi, che lavora, no? Che sono al lavoro il venerdì dalle 2 alle 4, però siccome il venerdì si comincia a non fare niente, perché si pensa al weekend, in quelle 4 studiano un po', dove, quando, come pure, posso andare anche a San Micheletto, possono venire a studiare, dovunque, ma io non è che li controllo dalle 2 alle 4, no. E questo è quella novità che volevo dire. No, ma è assolutamente così. È la presenza, e la non la presenza, non si cataloga dentro l'orario che bisogna abituare. No. La novità è questa. No, cioè, non è che ho detto una cosa diversa. Sì, allora, intanto, così chiudo il mio intervento, no? E a breve, no, vi faremo avere, attraverso la piattaforma, proprio per raccogliere le esperienze e per conoscere meglio quello che stiamo facendo, no? Vi farò avere un questionario dove chiederemo, no? Chiederemo le esperienze di FAD già svolte o in corso di svolgimento, così come siamo riusciti a fare, così come le facciamo, in modo che questo, poi i risultati di questo questionario, magari quando ci ritroveremo il 3 maggio, si discuteranno insieme, no? Perché, quindi, sostanzialmente, questa scheda qua servirà proprio per ognuno di noi, descriverà quello che ha fatto e lo condividerà con gli altri, ok? Io mi fermerei qui. Questo l'abbiamo già visto prima. Questo qua cos'era? E quindi diciamo
Sì, diciamo così, che potrei, sì, magari, sì, ma, magari sì, forse mi conviene dire, sì, due parole su quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto noi al Galilei, no? Qui noi, vedete che abbiamo, no? Due periodi didattici, secondo e terzo periodo, lo vedo in alto. In tutti e due i periodi didattici abbiamo 2 ore di FAD settimanali. Queste 2 ore di FAD settimanali nell'orario sono collocate in fondo alla serata. È uno dei punti più apprezzati dagli studenti perché di fatto dalle 9:30 in poi possono uscire. Quindi corrisponde, vedete, ad una quota dell'8,7%, quindi molto molto bassa rispetto al 20%. Riguarda 2 discipline, ci sono 2 docenti che ci lavorano, io e il mio collega di elettronica. E ora poi non entro nel dettaglio, ma dico soltanto qual è la modalità che abbiamo, come dire, messo in atto. È la modalità di cui non parleremo oggi, perché è una modalità piuttosto artigianale da questo punto di vista, perché fondamentalmente il carico di lavoro viene comunicato agli studenti tramite email. Gli studenti quel carico di lavoro lo svolgono, ritornano per email quello che gli viene chiesto, e il docente deve raccogliere quel materiale, e ovviamente, siccome quello, diciamo, in qualche modo è la parte collegata all'attività fruita a distanza, cioè però il fatto che va verificata comunque. Allora, in classe, periodicamente, ora non entro nel dettaglio, facciamo la prova su quegli argomenti che hanno svolto. Qual è la criticità enorme di questo tipo di approccio? La criticità enorme è che con l'email non è lo strumento adatto per gestire. Lo puoi fare se ce n'hai 10 di studenti, ma già 10 sono tanti. Occorre un portale, occorre un qualche cosa che permetta agli studenti di attingere al materiale, lo studente deve trovare il materiale didattico, deve trovarci descritto cosa deve fare, e su quel portale troverà tutti i link, i collegamenti, i video, il materiale didattico, eccetera, 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 e troverà anche la consegna del compito, che lo scorso anno ce l'avevamo quando abbiamo fatto la formazione, quella dello scorso anno, della rete RISCAT, anche noi avevamo la consegna, no? Quindi quel tipo, diciamo, di portale, poi come uno lo utilizza deciderà, ovviamente, non c'è anche lì una regola. Vi ho fatto subito la premessa che quello di cui vi parlerò io è un esempio e non la regola o il modello da seguire, è un esempio. C'è anche un altro mio collega che ha compilato questa scheda. Lui insegna sul nautico, è professore di scienze della navigazione. Nelle criticità emerse ne ha messe 3, è stato molto critico lui, perché di fatto lui non usa l'email, ha usato solo Google Drive e ha comunicato in classe il fatto che il materiale era su Google Drive. E poi dopo, vabbè, ovviamente ha raccolto il feedback, no? Il compito lo stesso, e però le difficoltà, se prima erano 10, ora diventano 100, ancora di più, no? Perché non c'è la tracciabilità, diciamo, niente, per niente di quello che viene fatto. Cosa che invece la tracciabilità viene chiesta, diciamo, viene chiesta praticamente nelle linee guida. No? È un qualche cosa che bisogna attrezzarsi affinché possa essere attestata. Io mi fermo qui, riprendiamo dopo, mi sembra che la prima parte... Ok, quindi per la condivisione delle esperienze che ho già detto, passo, diciamo, la parola al professor Guastini. Io dopo riprendo e provo ad illustrarvi quell'esempio, d'accordo? Allora, adesso avvio le mie slide un attimo, che le cerco, che le avevo messe da parte, adesso non le trovo. Intanto sì, un attimino. Sì, se, infatti, se avete domande, intanto. Sì. Come reagiscono? Tutti sono attrezzati per Sì, vedete che
ci sono casi, no? Ho indicato qua, casi di studenti con difficoltà o impossibilità di collegamento ad internet. Ci sono anche casi di scarsa competenza digitale, no? Sono tutte criticità, no? Che di fatto, no? Per poter fare, lo vediamo meglio dopo, no? Ma il requisito, diciamo, necessario, mi verrebbe da dire non sufficiente, ma assolutamente necessario, per poter fare la FAD, ci sono due requisiti fondamentali. Che il docente abbia le giuste competenze, le vediamo dopo, e i giusti strumenti, giuste competenze, tra virgolette, giusto, eh? Comunque abbia le competenze e gli strumenti il docente, ma lo studente, di pari passo, deve avere altrettanta competenza per poter interagire con la piattaforma. Per cui bisognerà pensare, noi non l'abbiamo fatta quest'anno, ma il prossimo anno, sulla base anche di questi risultati e di questa, chiamiamola sperimentazione, bisognerà pensare a un corso per gli studenti, nella fase di accoglienza e orientamento, a, come dire, a un corso, a qualche cosa, o addirittura un'onda di competenze. Oh, dimmi. Nel modello, diciamo così, che viene usato in ambito anglosassone dell'apprendimento a distanza, che è quello da cui praticamente della Open University, il dare accesso allo studente al sistema è il primo passo. Eh sì, il primo passo, infatti. È quello che manca nella didattica. Eh sì. In Italia non esiste. Sì, lo riprendo. Il primo passo del modello di Lili Salmon è dare l'accesso agli studenti. Poi è insospettabile, perché anche in quelli giovani. No, assolutamente. Cioè, questo lo so fare, no? Così. Ma non è questo, non è fare così, è un'altra cosa. Ok, comunque tanto dopo questi concetti si possono riprendere, si ridiscutono, ci abbiamo un pochino più tempo. Poi comunque questo materiale è al solito. Sì. Sì, sì, si diffonde, certo. Sì, considerate che tutto il materiale, le cose che diciamo oggi, già in parte ci sono, e se non ci sono oggi, domani, venerdì, ci sono. Compreso, ne parliamo dopo, il compito nostro, come vostro, oserei dire. Principalmente lo metterei sul sito della rete Discord, comunque, questo, perché è un materiale relativo alla rete, perché sì. Bene che questo rimanga all'interno della nostra rete. Siccome faremo il collegamento al sito della rete Discord. Sì, prego. Sì. Quando vogliono, il sabato mattina, quando vogliono, il sabato mattina, la domenica pomeriggio. No, perché non devono farlo in quell'ora che stanno a casa durante la lezione, sennò finisce tutto il lavoro, cioè il giochino. Non è che devono farlo nelle due ore che non vengono a scuola a professione distante, no? Sì. Scusa, deve finire la sera. Sì, sì. Un attimo solo, scusate. Sì. No, questo è di tipo asincrono, si chiama. Ora lo vedremo dopo nei modelli di fruizione, questa parte qua, perché poi ci sono diversi modelli. Sì. La scelta del modello è un elemento essenziale per ogni dato di faccio. Sì. Però va bene, okay. Li vediamo dopo queste cose, perché tanto i modelli di funzione sono diversi, poi lì sarà la scelta del docente di utilizzarne uno in funzione di ora parliamo proprio di questo, parliamo, no? Sì, prego. Sì. Può anche essere su una sola disciplina, voglio dire, può anche essere, anzi, sì, la cosa più semplice è questa. La cosa più semplice può essere una di per sé una anche bisogna crediti, alcune fanno, no? Sì, sì. Ora in questo caso, no, poi dopo lo vediamo meglio, no? Nell'esempio che ho fatto io, come docente, sono docente di tutte e due le discipline, e quindi però il docente di riferimento
rimango io. Diversamente una disciplina, un docente, è la cosa più semplice. Poi però ho fatto l'esempio per dire che in realtà può anche essere più discipline, no? Voglio dire. Okay. Anzi, è meglio, secondo me, che siano meglio, più discipline. Meglio. Certo che progettare un nuda su più discipline è più complesso che progettare un nuda su una disciplina, solo a volte, per le competenze, però dicevo, perché dall'esperienza che ho avuto, volte ecco, purtroppo a volte gli esempi, manca a volte questa collegialità intesa tra i docenti. Se mi trovo l'unico a proporre un'attività, come a volte succede in alcune scuole, la difficoltà è trovare dei colleghi con cui condividere questa attività. Ecco, il problema è poi questo. Allora, siamo andati un po' lungo coi tempi, perché vi ho detto, oggi era prettamente laboratoriale, io ho preparato anche due slide, ma sarò molto veloce, perché alcune cose le sapete già. Per progettare un percorso di fruizione a distanza bisogna un po' passare da alcuni punti fermi. Li ho riassunti in questi tre punti, che secondo me sono quelli più importanti. Chiaramente il primo punto è una ricognizione delle risorse, è inutile che vada a proporre delle funzioni a distanza quando ho all'interno del mio istituto una infrastruttura che non mi permette di fare questa attività. Quindi questo è il punto base. Io l'ho messo come punto A, perché la ricognizione che dovreste fare all'interno dei vostri istituti è quella che dovete fare, perché se non c'ho, ma non solo in termini di infrastrutture, anche in termini di risorse umane va fatta questa, perché se poi ci sono, come dicevo prima, non ho un consiglio di classe che mi lavora in questo modo, non ho i colleghi che lavorano tutti in questo, non ho gli studenti che mi seguono in questo tipo di fruizione, perché magari dicono che non c'hanno, perché io lavoro nella scuola superiore e non lavoro ai consigli degli adulti, però i problemi degli studenti vengono sempre fuori, anch'io le sto facendo un po' di fada anche nei corsi diurni, però non ho i giga per collegarsi da casa, il computer non lo usano, trovano tutte, non ce l'hanno, non lo vogliono usare, quindi. Però qua abbiamo un problema in meno, perché a loro gli si dà uno sgravio di attività a scuola, quindi lo vedono un po' più come un'opportunità rispetto a un corso diurno di farlo online, perché per loro hanno un'agevolazione nel fatto che non frequentano per un periodo di ore, quindi questo problema forse per gli studenti è un po' più marginale nella fruizione a distanza nei corsi per adulti, diciamo. Poi chiaramente il punto B è anche qua, come dicevo, la scelta del metodo di fruizione, che è importante capire qual è il metodo più idoneo, sincrono, asincrono, cioè ci sono diverse modalità di fruizione. E poi chiaramente passa al punto 3, che è la progettazione della UDA in base a quello che ho la precedentemente, mi progetto la UDA, perché deve tenere conto degli altri due aspetti la UDA che vado a progettare, per il modo in cui la farò fruire. Quindi, in particolare, come dicevo prima, fare attenzione alla tecnologia della scuola, non solo in termini di connettività Wi-Fi, ma anche di hardware e software disponibile. Le competenze e le risorse del personale docente tecnico, quindi gestione dei contenuti digitali, se non ho dei docenti che sanno gestire certi aspetti, io dopo ho preparato un kit del docente digitale, ve lo farò vedere, secondo me, quali dovrebbero essere le competenze perché affinché un docente possa mettere in pratica queste cose, perché certe competenze deve averle il docente. E quindi poi mappare i contenuti di dati disponibili, quindi all'interno della propria scuola. Tornati indietro. Quindi, una volta fatta la ricognizione, bisogna catalogare i propri contenuti in dispense digitali, presentazioni, podcast, video tutorial e learning object. Qui ci sono la classificazione dei materiali didattici. E da dove proveniente? Materiali degli editori, che ormai tutti i libri di testo hanno i loro contenuti digitali allegati, però quelli che sono più interessanti sono quelli poi autoprodotti, che sono quelli che hanno un valore aggiunto per gli studenti, secondo me. E qui, anche qua, entrano in gioco delle competenze del docente affinché possa autoprodursi dei contenuti digitali. Poi, passando rapidamente alla scelta del modello di fruizione, è importante per poter attivare questa fruizione a distanza. E quindi bisogna privilegiare chiaramente quegli aspetti di multimodalità, di interattività e l'attività delle risorse. Quindi un modello sicuramente possibilmente asincrono o sincrono, non un modello che prevede la presenza in lezione frontale. Quindi un modello che permette l'attività asincrona e asincrona, ad esempio il modello Moodle è quello più dedicato per questo tipo di attività. Sincrono, sia sincrono che asincrono, perché poi Moodle può diventare anche uno strumento sincrono se utilizzo determinati quindi se faccio una video lezione la metto online, un webinar lo metto online, diventa uno strumento sincrono. Se uso una chat diventa uno strumento sincrono.
Se uso un forum, chiaramente è uno strumento asincrono, perché il forum, è, come sapete, è un tipo di attività che prevede che lo studente non sia immediatamente in contatto col docente. Però ci sono degli strumenti, visto che qualcuno di voi ha fatto un'esperienza con Teleskin, non so chi è stato che mi ha inscritto, chi ha fatto esperienza con Teleskin, qualcuno di voi? Ecco, visto che nelle risposte, questo è uno strumento molto sincrono, perché permette di avviare una sessione online immediata che io, nella mia ora, sto a scuola e faccio vedere a casa quello che sto facendo. E quindi fruire a distanza di un webinar praticamente, quello che sto facendo a scuola, però non diventa iterativo, perché chiaramente questo può essere può sopperire alla classica lezione frontale, che poi diventa sempre una lezione frontale. Sì, adesso poi le do la parola, perché io chiaramente invece che fare l'imprenta la faccio da casa mia o faccio da scuola, i ragazzi la possono rivedere anche in secondo momento, però è sempre una lezione frontale questa qua, anche messa in modo diverso. Vuole dire qualcosa? Sì, posso. Prego. Vorrei lasciare Bastini. Io, per me il discorso di sincrono è fuori luogo, qui, della scuola superiore. Io ho partecipato di sincrono, però il collegamento era Milano, Bari, Torino, L'Aquila, Pisa. Io stavo a Pisa, in questo tempo. Ma se io ho degli studenti, io ho degli studenti adulti, non teenagers, ripeto, che lavorano a Livorno, a Scomaglia, a Livorno... quartiere di qua, quindi siamo a Livorno, oppure a San Pontedera, oppure a San Vincenzo, il sincrono sono fuori luogo, ripeto, il sincrono quando sono grandi distanze, piccole distanze, possono fare anche lo sforzo di fare 5 km, 300 volte. Quindi secondo me è un'esperienza sprecata i ragazzi della sincrono. Poi ci sono casi particolari, la Capraia. Io sono stato a Piombino a fare dei corsi dove venivo dal Portoferraio e quindi già devo prendere il traghetto tutte le mattine per andare a lavorare a scuola. Io sono lavorato al Galileo, ho fatto un corso a Piombino dove dovevo prendere tutte le mattine il traghetto. Lì diventa sì, ho capito. No, hai ragione su questo aspetto. Allora, adesso che tutti quanti hanno un cellulare, ci si può connettere con facilità e quindi vedere in modo differito, una cosa comoda, differito. Cioè, è una cosa asincrona. Il sincrono, lascia il tempo che trovo, c'è un commento, vado a nominare 100 persone, qualche persona importante, allora c'è 100 persone che si devono connettere, che stanno da Palermo, diversamente è energia sprecata. Adesso, tutto benissimo, le cose nuove, le cose nuove non possono diventare moda, ma le usate un po' di grado sapesse. No, infatti, dai punti di vista, allora come vedete, ora oggi io sto, scusate se dopo andiamo avanti perché ho detto che era un incontro laboratoriale e ci sta portando su una conferenza, stiamo andando. Allora, come dicevo, io ho avviato una sessione di Hangout, sapete cos'è Hangout? Hangout è un sistema di videoconferenza integrato a Gmail che consente di mandare in diretta, in questo momento io sto sia registrando le mie slide che parlando. Quindi è uno strumento sincrono. Ho visto che prima Hangout, claro. Ho visto prima, quando ho avviato la sessione, che c'erano già 7 spettatori. Vuol dire che qualcuno di voi, perché il link l'ho mandato per email, si è collegato e in questo momento mi sta guardando dal suo PC. Questo diventa uno strumento sincrono. Però questo è uno strumento anche asincrono, perché una volta finita questa sessione, io pomeriggio posso ricliccarmi sul mio video e rivedermelo con calma il pomeriggio per riprendermi alcuni aspetti che magari non ho colto nell'evento in diretta. I due sistemi si possono integrare, poi dopo chiaramente se il docente, il ragazzo in quel momento preferisce andare in presenza e vedere la lezione, bene, ma io do un'opportunità in più di attivarsi dei contenuti che altrimenti potrebbe aver perso. Quindi questa è l'ottica. Poi dopo, come diceva il signore, lui la vede diametralmente opposta. E noi abbiamo preso così, abbiamo 20 minuti, che sono le distanze. L'ha detto, mi sembra di capire il suo intervento. Ma io ho messo l'esperienza di Piombino perché io ho fatto un corso sulla piattaforma Wiki a Piombino l'anno scorso e c'erano dei docenti che venivano da Portofebraio e quindi tutte le mattine o dei studenti che facevano avanti e indietro col traghetto. Lì c'è proprio prendere anche un traghetto, non è che solo. Prego, prego. Il discorso di la soluzione di questo problema non è una soluzione assoluta, la soluzione è relativa alle. Sì, esatto. Te l'ho detto prima, il punto A è essenziale, io faccio una ricognizione di quello che ho e scelgo il modello di fruizione. Semplice. Perché
non è che si... Io oggi l'obiettivo è darvi tutte le possibilità, poi ognuno di voi, nella sua realtà, nella sua, nel suo territorio, nel sua, nei suoi ragazzi, vedrà qual è il culo migliore per poter utilizzare. Prego. Scusate, poi andiamo avanti perché sennò diventa commissione, diventa una conferenza. Andiamo. Certo. Posso accenderlo, registrarmi, certo. E per me anche se gli altri non lo guardano lì, lo mette in piattaforma. Se ci insegna delle L'obiettivo era anche più che altro pratico, perché l'ho fatto di essere da un computer, non volevo farlo diventare una conferenza, perché sennò vi crea un dibattito che non riusciamo più. Io cercherò di oggi darvi, che non è che siamo i migliori, una strada possibile, poi ognuno nella vostra autonomia e nelle vostre competenze potete prenderne altri simili. Però il mio obiettivo era quello di darvi un esempio di come può essere fatto, in modo sincrono, asincrono, eccetera. Poi dopo starà a voi, nella vostra realtà, dopo l'indagine che vi siete fatti, che quello è essenziale, fare una ricognizione delle risorse che avete, stabilire qual è quello più idoneo per la vostra esigenza. Quindi il modello blended learning è quello appunto di fare... cos'è importante in questo modello, che è quello del blended learning? Quello di alternare lezioni in classe con lezioni online. Quindi ristrutturare bene il materiale, quindi ci sono alcuni aspetti che sono essenziali, agevolare l'autovalutazione degli studenti, agevolare che gli studenti escono a costruire buone mappe mentali, questo è un altro aspetto essenziale per la costruzione di una buona percorso a distanza, favorire l'integrazione fra studenti, qui abbiamo lo strumento del forum che è essenziale perché è uno strumento collaborativo e utilissimo, imparare da casi esperti, e poi c'è sempre il learning by doing, sapete questa famosa parola, imparano facendo, ragazzi, non leviamocelo mai dalla mente. Io nella scuola ho imparato che una volta che so motivare i ragazzi ho fatto l'80% del mio lavoro di docente, perché la motivazione spinge a scoprirsi le cose, e imparare per scoperta è quello che non si scordano mai. Io gli dico, se lo imparate da solo una cosa non ve la dimenticate mai, se lo dovete studiare da meno la scordate dopo il giorno dopo. Quindi è la regola che vi dovrebbe guidare. Quindi la motivazione degli studenti è l'elemento che dovrebbe trainare tutti nella pratica del docente. Un buon docente deve essere un buon motivatore e fargli dare gli stimoli per fargli piacere la tua materia. Quando gli hai fatto piacere la tua materia, lui va da sé. Questo è, secondo me, l'ABC del docente. È inutile girarci intorno. Quindi la motivazione è l'elemento essenziale. Quindi la cosa, il consiglio è sempre fare dei piccoli contenuti didattici, non fare dei mega contenuti didattici, perché chiaramente spezzettare sempre nel possibile attività, in micro attività, e quindi definire e dare degli obiettivi chiari per ogni didattica. Loro devono essere, quello che mi trovo sempre in difficoltà è che non capiscono quello che devono fare i ragazzi molto spesso. Quindi anche la chiarezza, perché noi magari parliamo in un termine nei loro confronti che a volte per loro è incomprensibile. Quindi devono essere ben chiari nella ULA quali sono gli obiettivi specifici di ogni unità didattica. E poi chiaramente l'uso del feedback, della relazione, ma questo qua è quello che ho ripetuto abbastanza prima. Ecco, qua parlavo un attimo della figura del tutor, che nei nostri percorsi purtroppo si tocca fare docenti e tutor insieme. Il tutor nei nostri percorsi sarebbe ottimo averci nella nostra mappa delle risorse umane, averci a disposizione anche un tutor che aiuta i ragazzi. Purtroppo nei nostri percorsi la figura del docente fa anche tutto e quindi si identifica a quello lì. Però ci sono, questo qua sarebbe ideale poter avvalersi anche di questa figura. Entriamo un po' più nella parte più pratica. Quindi di cosa ha bisogno un docente per poter mettere in pratica questo benedetto 20% o questo benedetto FAD, funzione a distanza? Chiaramente quello che ha a distanza è di una piattaforma di distribuzione dei contenuti. Weebly è nata nel 2013, è una piattaforma sviluppata appunto qua dalla Cassa di Risparmio di Lucca e ormai è diventata appunto di riferimento per tutte le scuole della Lucchesia, ma non solo, è stata portata anche a Pistoia, a Livorno, a Piombino, ha fatto dei corsi eccetera, perché è una piattaforma interscolastica, cioè teoricamente è una piattaforma in cui abbiamo personalizzato la piattaforma per poter dar modo che, sapete che non so quanti di voi hanno esperienza in Moodle, Moodle è una learning, è un LMSE, quindi Learning Management System, che permette di organizzare i contenuti in che si chiamano categorie sarebbero come delle classi.
noi l'abbiamo un po' personalizzata perché abbiamo fatto diventare queste categorie delle scuole. E quindi c'è una mettendo, personalizzandola apposta in questo modo, abbiamo permesso di far sì che tutte le scuole possano censirsi sulla piattaforma e dentro le proprie scuole creare le proprie unità di apprendimento. Abbiamo anche una scuola che è la rete RISCAT, che l'abbiamo caricata, nella quale la quale verrà messa a disposizione di tutti voi, per coloro che non l'hanno già internamente, come alcuni di voi hanno già esperienza e quindi benissimo possono utilizzarla loro, però per coloro che non hanno una piattaforma disponibile potranno utilizzare questa piattaforma, e oggi vi farò vedere come, per poter iniziare a fare qualche attività pratica nella loro scuola. Il valore aggiunto di questa piattaforma è anche la disponibilità di una app personalizzata, perché app che utilizzano Moodle ce ne sono gratuite, però questa abbiamo fatto sviluppare proprio un'app ad hoc per quella piattaforma, e quindi c'è un'app che si chiama Weeby, che permette anche col tablet e con lo smartphone di poter consultare, realizzare compiti, caricare attività sulla piattaforma. Su entrambi gli store, poi vi la farò vedere come funziona in azione nel pomeriggio. Quindi il valore aggiunto che si è voluto dare a questa, questa piattaforma Weeby è quella di integrarla con un'app realizzata ad hoc. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stata realizzata proprio per, in base alla personalizzazione che si è data alla, al Moodle di questa piattaforma. E questo è stato un valore, secondo me, aggiunto, perché è stato un investimento abbastanza consistente della fondazione. L'ultimo sottolineato, alcune cose che secondo me, come rilasciando il discorso che ha fatto Francesco, che è la cosa migliore sarebbe di distribuire le quote FADO su più UDA, rimanendo nel 20%. Mentre quando si utilizza un metodo attraverso una piattaforma e-learning. Poi no, nulla vieta che poi se sono l'unico docente che mette in attico questa cosa, la faccio tutta io. Però questa è la cosa migliore, sarebbe distribuirla su più UDA. Su di materia. Su di materia, sì, su di discipline, scusate. Quindi faccio un riassunto, è completamente gratuita, quindi per le scuole, coloro che vorranno utilizzarla non dovranno pagare alcunché, perché poi c'è anche un discorso economico per quando quelle scuole che vogliono inserirsi dentro una piattaforma, perché non è gratuita, è una piattaforma open source, però ha dei costi di gestione, perché se c'è, gestirla non è così semplice, cioè è semplice, però comporta degli spendi di energia a livello di risorse umane. Quindi in questo caso è completamente gratuita, quindi non avete bisogno, è data dal 2003, e qui dentro, mentre disponibile tutte le scuole, uno strumento dove sviluppare e mettere online le proprie UDA, scrivere e monitorare le attività di prosciutto. Ecco, il monitoraggio, qua è essenziale. Ci sono altri modelli, altri tipi di piattaforme, non so, qualcuno usa Classroom, alcuni usa, adesso chi ha Google App for Education, qualche scuola ha le Google App for Educational. Ho visto che qualcuno ce l'ha, Pertini ce l'ha, però Classroom potrebbe essere un'altra piattaforma per la distribuzione dei contenuti. Però, ad esempio, qualche limitazione ha Classroom, che non può monitorare le attività svolte dagli studenti. Il monitoraggio è essenziale, la tracciatura dell'attività è una cosa essenziale, il Moodle lo dà, perché mi può dare a livello di log quanti interventi fanno sul forum, il tempo che stanno, cioè tutti i download che fanno delle mie contenuti didattici. Quindi il monitoraggio, a livello della valutazione, perché è un indicatore che secondo me va sempre messo, perché sapete, le UDA si completano sempre con una famosa rubrica valutativa. E l'elemento di partecipazione è un elemento che va valutato nell'interno di UDA, essenziale secondo me, perché la valutazione anche di queste cose vanno valutate, non va valutato solo se ha finito il suo compitino e l'ha consegnato, va messo anche quante volte ha interagito con i compagni nel forum per magari aiutare a rispondere ai quesiti che vengono posti all'interno del forum. Quindi tutti questi aspetti secondo me vanno inseriti anche nella griglia della rubrica di valutazione, che a volte dovrebbe essere presente al termine di ciascuna unità di apprendimento. Dicevo, a questo proposito, mi sarebbe citato il Classroom. Certo. Ora, magari, non facciamo loro, però bisognerà prendere la linea, se no si spera veramente... Infatti io questa qua la sto presentando per i corsi, se, diciamo, serali per gli adulti, ora per ora. Però, capito, alcuni di noi hanno anche le classi di uno. Certo, sì, sì. Certo. Va bene, la mia collega che lavora al Pertini con me, che io le sto mettendo in confusione perché per ora ho fatto corsi su Class, adesso gli sto presentando la piattaforma Moodle e quindi gli creo un po' di confusione, no? Perché allora, finora li ho stressati con Classroom, perché noi abbiamo messo insieme le Google Apps for Education, è un sistema dove puoi censire tutta la scuola
attraverso l'account Google e quindi usare tutti i tools di Google. In più hai cosa? Delle app aggiuntive, una è Classroom che non è disponibile per tutti gli utenti Gmail, l'altra che ha uno spazio illimitato, sapete che Drive ha una limitazione di 15 giga a utente, per quelle scuole che adottano le apps for education, quindi si registrano a Google come scuola e quindi ha la possibilità di mettere dentro tutti gli utenti con un dominio non più Gmail ma chiocciola Pertini o chiocciola Easy eccetera, quindi avranno tutti gli utenti dentro, potrà caricare un numero illimitato di utenti, quindi è l'amministratore che crea le email praticamente di tutti, noi abbiamo censito tutti i ragazzi, tutti i docenti, quindi ogni ragazzo ha un riconoscimento con nome, punto, cognome, chiocciola, Pertini, eccetera, ogni docente ha la sua email, abbiamo dei gruppi dove c'è i gruppi dei coordinatori, i gruppi di classe, consigli di classe, dove vengono distribuite tutte le materiali nelle classi, abbiamo queste app in più. I vantaggi sono che hai Classroom, che è uno strumento per pubblicare nella classe dei contenuti digitali, e hai lo spazio illimitato, cioè ogni utente può avere uno spazio illimitato, non hai più la limitazione dei 15 giga di drive, di repository di cloud, chiamiamolo. Questo è il vantaggio principale. Cioè. Però è un altro modello che in questo caso però mi sento di escludere per questo tipo di attività, perché qua abbiamo bisogno di monitorare, ad esempio Classroom non fa questa attività di monitoraggio del tempo, delle attività che fa, ti puoi consegnare un compito, loro te la danno, è come uno strumento asincrono per poter consegnare delle attività e si limita lì, è molto più limitato. E qua per quello che in questo tipo di attività, dove dobbiamo documentare quanto attività fanno gli studenti su una piattaforma, mi sento di sponsorizzare più una piattaforma di questo tipo rispetto a quella di Classroom, che va bene magari per l'attività diurna all'interno della classe tradizionale. Invece quella RISCAT, piattaforma RISCAT? RISCAT è una delle scuole che è stata inserita, adesso lo farò vedere nella slide successiva. La rete, allora, praticamente Weavy è una Moodle dove ogni categoria è una scuola, vedete dopo come è composta. Una di queste è la rete RISCAT, quindi perché? Perché per poter essere inseriti nella piattaforma Weavy, ogni scuola può fare la richiesta, però vuol dire invia alla fondazione un modulo e può entrare, per cui c'è, e può essere censita come scuola. Però noi abbiamo dato un canale privilegiato a questo corso, nel senso che tutte le scuole, senza registrarsi, quindi attivare dei problemi burocratici, nel senso che devo chiedere autorizzazione a entrare, cosa facciamo? Usiamo la rete RISCAT come repository per sviluppare le vostre UDA e farvi iscrivere i vostri studenti. Per chi, dicevo, non ha disponibilità, come alcune scuole lo hanno, di avere internamente una piattaforma già attiva. Questo è perché... No, RISCAT è una rete che adotta la piattaforma Weavy. RISCAT è una rete, siamo una rete di scuole nelle quali utilizza la piattaforma Weavy. Dopo le faccio vedere, forse è più semplice che spiegarle a voce. Allora, quando si entrerà nella piattaforma RISCAT, questo, ad esempio, non so per chi di voi l'anno scorso ha utilizzato la piattaforma per il corso del laboratorio dell'anno scorso, qualcuno di voi l'ha utilizzato, se ricordate avevamo un corso formazione docenti 2015-16, dove c'era le attività che ha proposto il professor Martini, no? Martini, eccetera, che aveva fatto delle attività online. Quest'anno abbiamo creato una categoria 2016-17, dove dopo faremo vedere un'UDA già pronta e messa lì come è stata sviluppata, e poi io ho già creato le categorie per alcune scuole, ad esempio io creerò delle categorie dove ogni scuola potrà entrare dentro e mettersi nella propria UDA che vorrà sviluppare. Adesso ne ho messe qualcuna, non le ho messe tutte, magari chi deciderà, perché alcune scuole ce l'hanno già, è inutile che gli fa dire mettila lì. E in più ho deciso di creare un corso chiamato UDA Sharing, che mi interessava, perché l'interscambio dell'esperienza secondo me è essenziale. Io ho fatto una bella UDA, perché non cominciare a collaborare con la rete e condividersi di queste attività? Qualcosa che è utile che ha fatto il professore potrebbe essere utilizzato in un'altra scuola e viceversa. Il riuso delle unità di atti di apprendimento. Certo, no, ma no, io è libero. No, io non volevo dire che non deve partire, anzi, ben venga. Hanno un valore aggiunto. Queste cose si fanno tutti da un device, e uno si fa con le 3D. Io le disbarcassisco, quindi certo, ma se no, no, io dicevo perché non, per non dare, come diceva il mio collega, ne ho due quale uso, ne ho due quali faccio registrare i miei studenti. Capito? Quindi quello che ho deciso di aggiungere è questo corso che poi vi farò iscrivere tutti, dove ognuno di voi potrà uploadare la propria esperienza una volta fatta e trovare diviso per materie già delle UDA pronte da poter usare. Questo è il mio obiettivo, perché la rete funziona anche quando si condivide il materiale.
perché è inutile che io ho fatto una, il professor Bettoncini ha fatto una bella UDA sulla sua materia elettrotecnica, magari non la fa nessuno elettrotecnica qua, però per dirti adesso prendiamo materie più trasversali, lingua inglese o altre materie, hanno sviluppato delle belle UDA, perché non posso adottarle e utilizzare la mia, e riutilizzare la mia, nel mio percorso di studio, o magari io contribuire a loro. Quindi quello che si cerca di stimolare è una condivisione di queste famose unità di apprendimento, perché da tutti si deve imparare, partiamoci da questa unità, si può imparare da tutti e non siamo nessuno, qualcuno ha competenze maggiori, alcune competenze minori, però io posso benissimo, ho fatto un bel lavoro, una delle funzionalità di Moodle è quella di fare un bel backup del mio corso e lo posto e lo metto di sopra. A quel punto me lo ritroverò fra inglese i corsi fatti dalla professoressa Fasano piuttosto che un'altra collega e se mi possono piacere me li porto nel mio corso e li faccio vedere ai miei ragazzi, perché devo ricominciare da zero quando è stato un bel lavoro fatto. Posso integrarlo con le mie esperienze, però c'è una base di lavoro già pronta. Una domanda. Prego. Le lezioni, forse che possono le usare, sì, va bene. Sono tutte inserite in un database, cioè in realtà... possono essere classificate da certe forse è Google Drive, ovviamente, è un problema di base. No. Se uno riesce a scaricare tutto... Cioè, la domanda non è presente, le UDA vengono caricate all'interno delle categorie. Cioè, io posso, docente, creare un corso, vengono chiamati corsi in Moodle, non mi chiamano chiamati UDA, però un corso potrebbe essere la traduzione, lo sviluppo di una UDA. Okay? Oppure un corso può essere l'insieme di più UDA, non è detto. Io posso fare anche più argomenti che sono ognuno una UDA, al termine del quale sono la valutazione finale. Poi io posso prendermi questo del lavoro, c'è una funzione che si chiama backup, e mi crea un file zip, chiamiamolo zip. E questo lo posso postare su Drive, lo posso mettere in una piattaforma di condivisione tra di noi. E quella potrà diventare una repository, come dicevo in fondo, dove ciascuno di noi può trovare delle esperienze già svolte dai colleghi sulla propria disciplina e metterle in pratica. Però puoi scegliere tu questo per poterlo posizionare. Io ho deciso di creare questa scelta, che è un corso aperto a tutti, ognuno può trovare, dopo lo farò vedere come ho deciso di strutturarlo. Prego, poi partiamo con la parte pratica. Sì, esatto. Carrozza, che non è più mista, no? Carrozza. 5 anni fa si inventò il redattore digitale. Il redattore digitale dovrebbe essere provvisto ciascuna scuola, raccoglie la produzione didattica, gli appunti, e lui fa le seleziona, finito, moda. La carrozza non c'è. Allora, per questo, la carrozza che cosa aveva detto? Per fare queste cose occorre del tempo, lei la sera rinviata questa figura, il redattore digitale, ogni scuola di suono, la verifica di luce. Altre scuole non ne sono niente, sulla carta, va bene, sulla carta della carrozza, ripeto, il redattore digitale. Allora, gli studenti, con i professori, devono fare le UDA, oppure le unità didattiche, oppure produzione didattica, scrivere, tra virgolette, a gratis, in dialetto toscano, in napoletano, forse sarebbe più bello. Però era tutta una cosa che forse doveva essere incentivata. Però questa cura c'è, allora lei metteva il dito su questa cosa, tutto questo lavoro di produzione didattica come viene riconosciuto? È questo che non si può fare, cioè, allora siamo sempre cose italiane, mi viene da dire di fare una battuta napoletana all'Aiguardo, però c'è. È un'opportunità, io ho detto, chiaramente sta nella coscienza di ogni libertà di un docente poterla fare. Cioè, no, è una possibilità, quello chiaramente è un'opportunità. Chiaramente sì, ha ragione che fare queste cose comporta del lavoro. Di solito queste piattaforme, come dicevano i miei colleghi, comportano un lavoro essenziale quando uno deve metterla in piedi. Perché il primo anno di lavoro lavori 3 volte quello che dovresti lavorare, perché produrre contenuti digitali, specialmente se autoprodotti, non è così semplice come andare a prendere il semplice PDF che ha trovato su internet, il video e postarlo lì sopra. Se vuoi ci metti la firma, c'è l'autorialità del docente, è un'altra competenza. Quindi comporta lavoro, però noi si lavora in ottica, chiaramente il secondo anno, il terzo, hai una base dove vuoi partire. Chiaramente lui dice giustamente, arriva quel l'altro collega, non aveva nulla, si prende la mia UDA e me la fa rivedere. Chiaramente io avevo cercato anche di fare un sistema di crediti, quando posto ho 10 crediti, quando la scarico ne perdo 5. Potrebbe essere un sistema, se io posto una mi guadagno 10 crediti, quando ne voglio scaricare una ne perdo 5.
ricevono 10 testi, certo, fanno leggere agli studenti, si dice questo testo è il tizio e Caio. Sì, ma no, al di là della firma, che è interessante, io provo a vedere, perché chiaramente sennò arriva, aspettano solo quelli che gli altri fanno per prendersi. No, però per quello che è la signora. Certo. Ma la passione di quello che sono delle idee, chiaramente. Ma ricordate, no, per esempio, quello che è quella cosa, rivelatore digitale, ogni scuola non c'è, perché fanno di registrazione, chi ne va? Io sapevo, allora. Andiamo alla parte pratica. Oggi vi farò vedere come è fatta una UDA all'interno della piattaforma Weebit. Allora, chi non è registrato alla piattaforma? Alzi la mano. 1, 2, 3. Parecchi. Allora, intanto chi non è registrato va sul sito www.weebit.it. Adesso li attivo, ora arriverò. Adesso c'è il mio... Adesso attiva tutti. Allora, weebit.it, che è il sito di riferimento della piattaforma. Weebit.it, semplicemente così. Allora, se scorrete in alto, avete, vi vai sul sito. Aspettate un attimo. Allora, vi cambio un attimo la slide e mettiamo quella dell'iMatch. Allora, questo è il portale di riferimento. Aspettiamo che arriva la slide. Avete in funzione in alto a destra login, sì. Ok, nella barra in alto cliccate su login. Allora, no, sotto c'è scritto non hai ancora iscritto, iscriviti come docente, questo pulsante. Allora, attenzione, questo punto vi chiede di riempire un form. La prima riga, scuola di appartenenza, ci sono tutte le scuole che sono all'interno della piattaforma già attive, che stanno facendo nelle loro scuole, nelle loro classi attività sulla piattaforma. Dovrete scorrere, guardate nella... Ah, no, non avete più la mia slide. Cercare quella dove c'è scritto Lucca Rete Riscat. Vabbè, però... Allora voi siete già registrate, no? Non lo sapevate. Se non è registrata a vostra insaputa la scuola. Come docente. No, ora registratevi come docente. No, non andate, anche se trovate la vostra scuola, scegliete rete Riscat. Da questo elenco correte e andate a vedere Lucca Rete Riscat, questa qua. Questa. Non male perché è già registrato questo che stai dicendo. Eh? Sono già registrato. Che sei già registrato, ma sei già sulla rete Riscat. Allora, chi ha fatto il corso l'anno scorso, quindi ha già registrato e avrà già la rete, già dentro, e quindi non serve. Allora, i ruoli in Moodle possono essere... Allora, quando si registra, punto. Il fatto che sei docente o che sei studente viene dato dopo dal ruolo che viene attribuito dal gestore della piattaforma. Questo è... Non, sono tutti pari quando si registra la piattaforma. Allora, se non si ricorda la password, qua entriamo nel... Non si può ammettere quando... Allora, c'è un pulsante ricordati la mia password. Se no fermiamoci qui, Allora, quindi compilate. Allora, questa registrazione la fanno coloro che non sono stati iscritti alla piattaforma. Ho visto che dal form ce ne sono parecchi. Scegliete come scuola rete Riscat. Questo lo farò per così. Dopo vi metterò tutti dentro questo corso che ha fatto Alberto Cini per come sviluppare una UDA. Così vedrete il contenuto di questo corso. Già lo attivo io, lo scrive lui e faccio vedere. Ditemi chi è che c'è domande. La chiocciola nella Mac si fa col tasto Alt. Altra differenza rispetto al tasto al Windows. In Mac non esiste il Ctrl C, Ctrl V se volete fare copia e incolla, ma esiste il Ctrl C e il Ctrl. Non cercate il tasto, il CMD, scusa, no, CMD. Mela, io non volevo dire mela, beh. Comando.
non provate a fare il copia e incolla col CTRL C e il CTRL V, ma usate CMD C, CMD V, o mela C, mela V. Questa è l'altra notazione. Allora. Nostra, vostra, personale, che c'entra la scuola ora? Intanto che vi registrate, e lui che puoi entrare con una mano. Allora, intanto che registrate, io ho preparato anche un kit di quello che dovrebbe avere le competenze di un docente che può fare questa attività. L'ho chiamato kit per il docente. Allora, account Gmail, io l'ho detto, qualcuno di voi non ce l'ha, alcuni ha Team, però Gmail secondo me dà un valore aggiunto, è inutile. Perché? Perché vi consente di creare dei form, come ho fatto io per la registrazione. Anche il famoso indagine all'interno della classe, oppure all'inizio, quando si deve fare un'analisi della situazione di partenza dei ragazzi, se avete un Google Form, è più facile farlo con quello che utilizzare un questionario scritto. Avete già, come avete visto prima, in Excel tutte le risposte che vi danno gli studenti. Scusa, una domanda, questo è il Google Form online? Bookmark sono i preferiti. I bookmark sono i preferiti. Poi ci sono dei programmi che te li gestiscono. Ad esempio, non vi è mai capitato che andate sui siti? Che bello questo! Poi dopo non ve lo scordate più dove era. Se avete un bookmark, vi archiviate tutte le vostre risorse che trovate, dopo ci ritornate immediatamente. Quindi è essenziale che sapete gestire un bookmark, perché sennò non puoi dopo. Quindi questo qua è quello che dovreste avere. Chiaramente Gmail ha integrato Drive, il Dropbox potrebbe anche non utilizzarsi, però è un altro cloud, perché chiaramente è essenziale. L'ultimo punto, podcast e registrazioni audio. Io ho un'app, io a volte faccio dei piccoli podcast, c'è un programma che schiaccio mentre spiego al quale frontale, me lo registro e poi lo pubblico, lo posto sulla piattaforma. Spreaker è un programma che consente di fare dei post e anche online. Cosa consente? È un'app che io schiaccio, quello che trasmetto viene sentito online e registrato nella mia piattaforma podcast. Spreaker è un'app, è un applicativo che se vai su spreaker.com lo trovi. Tutto, è un sito, è una portale. Se vai su www.spreaker lo trovi, ti registri, è gratuito. Lì cosa ti consente? Ti consente di avere dei post già registrati e accedere ad alcuni, scaricati, quelli che l'hanno messo in condivisione, altrimenti c'è il tuo spazio con la tua app che quando registri, se uno va sul sito e va sul mio canale, sente in diretta, anche a distanza, quello che sto dicendo. Quindi consente le trasmissioni in podcast a distanza in online e consente di registrarla e sentirla successivamente e postarla magari dentro una UDA come contributo con contenuto digitale. Digo è un altro bookmark, è un altro sistema. Questi qua sono i due che uso io, Digo e Listi, per poter raccogliere dei bookmark. Sono alcune pillole che vi do, andatevi a cercare, poi dopo se vi servono le potete utilizzare. Perché? Perché quali sono le vostre competenze? Saper cercare dei contenuti, altre competenze che sono necessarie. Non tutti sanno cercare su Google, attenzione, non tutti sanno cercare. Quanti di voi usano la ricerca avanzata su Google? Pochi. Vabbè, no. Senti, sto cercando una presentazione PowerPoint, devo sapere come cercarla, non sto cercando un PDF. Quindi saper cercare non è una cosa. Perché nei ragazzi, ricordate sempre, bisogna sviluppare due competenze, senso critico e responsabilità. Queste sono le due parole chiave. Il senso critico si fa quando loro scaricano qualcosa, perché devono sapere trovare i contenuti corretti. La responsabilità si fa quando postano qualcosa. In download devono sviluppare il senso critico i ragazzi, in upload devono sviluppare responsabilità, perché poi postano delle cavolate, spesso e volentieri. Quindi sono le due competenze che bisogna sapere infondere nei ragazzi, senso critico e responsabilità. Una si fa in download e l'altra si fa in upload. Queste sono le due le parole chiave per gli studenti. Quindi queste qua sono un po' quelle che dovreste saper fare.
Comunque io ve le scorro veloci, eh? Altre pillole, alcuni strumenti, strumenti per creare, ne ho messi qualcuno, ma ce ne sono una marea, chi li usa? Chi li usa li sa. Il gas, espressioni hangout, chantage, movimenti, PowerPoint, questi qua sono alcuni strumenti per creare video didattici, però ce ne sono altri, ce ne sono molteplici. Per elaborare, iMovie, Moravi, WeVideo, WeDoante, per commentarli, altre attività interessare, commentare i video. Io sono un insegnante di collega, quindi cosa fa? Gli fa fare l'arte di traduzione dei video su YouTube, in lingua. Sapete che la traduzione è un'arte. Cioè io prendo un video in inglese, io posso collaborare YouTube facendo fare ai ragazzi delle traduzioni dei video e mettendo i sottotitoli in inglese, o viceversa. Può essere fatto, sapete, YouTube consente questa attività di sottotitolare i video. È un'attività che posso far fare ai ragazzi per riapprendere la lingua. Leggi, sentire un video in inglese sottotitolato in italiano. Quindi parlo dopo e diventa un contributo per YouTube. Quando un'altra persona va su YouTube e troverà la mia traduzione, potrà sentire il sottotitolo in italiano del video. Questa è un'attività che si fa con video Hunt. Commento con... ce ne può fare tante di cose. Qua sono altre, queste qua sono le mie liste che ho creato per la produzione di risorse didattiche, l'ho divisa in pool di produzione, risorse didattiche e costruire mappe. Queste qua sono, è come funziona Listly, lo faccio vedere. Listly è un programma online per poter mettere insieme tutti... Eh? Sì, sì, le slide le lascio tutte in piattaforma, le metto tutte in piattaforma quando... No, adesso qua sono collegato con un altro account, non ve lo posso far vedere, perché sennò mi devo scollegare dal mio che sono già registrato. Comunque, se andate sul sito list.li, senza l'app www, lo vedete, è molto semplice. Io provo i siti e mi crea proprio le schede delle mie risorse da utilizzare. E ve li potete anche catalogare per argomenti. Io voglio fare tutti i tools per produrre video, tutti i tools per produrre podcast, per costruire mappe. Io le posso mettere tutti gli strumenti che mi servono. No, quelle sono le mie. Potete anche usare la mia, eh. Potete accedere e usare la mia. Però potete creare anche di vostre liste. Altre fonti, Bignomi. Per esempio, sapete cos'è Bignomi? L'avete mai usato Bignomi? Bignomi è un sito della RAI che consente di creare unità didattiche rielaborate da personaggi famosi. Non avete mai visto Bignomi? Io faccio vedere Bignomi. Bignomi è questo qua. Questo è interessante, ve lo faccio vedere, visto che se avete un minuto, tanto che vi registrate. Praticamente ho dei contenuti all'interno del sito. È un sito gestito dalla RAI. Dove alcuni personaggi... Non si sente l'audio? Non si sente l'audio? No. No, ho fatto io vedere come funziona Bignomi, che è uno dei siti di riferimento dove trovare dei... Cioè, questi link che vi ho messo sono dei link che vi permettono di reperire delle risorse online, per mettere a disposizione degli studenti. Quindi... lo cerchi in alto. Qui mi sembra che ci sia un motore di ricerca. Ad esempio, sto facendo la Seconda Guerra Mondiale, me la raccontava Max Pezzali, la Seconda Guerra Mondiale. No, perché? Adesso l'audio... Adesso si sente male l'audio. No, comunque...
parla di quando è entrata l'Italia in guerra, no? Un anno più tardi. Quindi è un metodo per poter far piacere più degli argomenti agli studenti, più coinvolgente. E quindi racconta, ci sono tanti argomenti divisi per storia, letteratura, eccetera, e quindi spiega, può essere un contenuto che prendo e lo metto nella mia piattaforma per far vedere agli studenti. Ok, adesso... E ce ne sono tanti. Questo qua era Bignomi. Poi c'è la scuola o il project, Repetita Trecani. Questi qua sono tutti dei link che vi invito a vedere perché trovate materiale, perché prima di produrre il materiale, è bene vedere se ce n'è già. È inutile che vada a riprodurre la mia presentazione PowerPoint. Questo è essenziale, nell'ottica di non lavorare, di se ne lavora anche troppo. Quindi queste qua sono delle fonti dove attingere del materiale utile da postare all'interno di queste piattaforme. Quindi trovate di tutto e di più. Addirittura ho il project, c'è una diviso per discipline, trovate delle unità di apprendimento già pronte per le altre discipline. Ok, ora mi fermo qui. Aspettate che mi è rimasto attivo un attimo il video di Bignomi. Per il serale va bene. Allora, a questo punto vediamo un attimino. Passo alla piattaforma Weebly. Allora, il login l'avete nel frattempo, vi siete tutti loggati? Cioè, loggati, vi siete registrati. Allora. Ecco, e adesso ve la mando subito. Le trovate? Vabbè, lo faccio io. Arrivo io, la chiave di iscrizione ve la do io. Allora, intanto vi faccio vedere, ogni rete, ogni scuola che è all'interno della piattaforma ha una figura che si chiama manager, è un ruolo di Moodle non presente nella distribuzione tradizionale. Moodle sapete che ha dei ruoli, cosa sono i ruoli di Moodle? Sono i vari privilegi che hanno, le varie funzioni che possono avere gli utenti della piattaforma. Quello più basso è il guest, l'ospite, poi c'è lo studente, c'è il docente non editor, poi c'è sono diverse categorie di ruoli. Il manager non è un ruolo nativo di Moodle, è una delle personalizzazioni che si è fatto quando si è strutturata questa piattaforma. Ogni scuola ha una figura che si chiama manager, vedete in alto a destra quando vi loggate, manager Discat. Questo manager ha la possibilità di fare alcune operazioni, che è quella ad esempio di autorizzare gli utenti. A voi vi è arrivato un'email, vi dice, in attesa di conferma dal manager. Quindi bisogna che vi confermo. Nella scuola cosa fa? Praticamente facendo l'iscrizione libera, io il manager conosco i miei docenti, so se quello che si è registrato è effettivamente un docente di quella scuola oppure no. E quindi autentica o autorizza l'utente a utilizzare la piattaforma. Quindi ora io una volta entrato nel portale, eccolo qua, vado nella home, amministrazione del sito, utenti, profili, vediamo quanti sono quelli che si sono registrati ora. Ecco, vedete? Questa è la videata che ho io come manager, voi non la potete fare perché siete docenti. Io ho l'elenco di tutte le persone che sono appartenenti alla nostra rete, tutti docenti, e in fondo, vedete che c'è un conferma? Vuol dire che io devo confermare, ad esempio, Matteo e Alberto, sarà uno di voi che ha fatto registrazione ora, lo confermo. In questo momento lui riceverà l'autorizzazione a entrare in piattaforma. Io lo confermo Alfio Vannelli, confermo l'Anna Lazzari, sto confermando mano a mano tutti i docenti che si sono iscritti. Ora sto confermando. Man mano che confermo, voi dovete riceverete un'email di conferma di registrazione. Ora sto confermando Petri e Cristina. Siamoli tutti. E che lo c'è la pelle? Ma
C'è ancora un'ora e quarto. Ah, per spiegare la piattaforma sembra abbastanza, un'ora e quarto. Sì. Sento un po'. Se ti... Vai sul sito, c'è scritto. La dirigente, ha firmato la dirigente, sembra una scuola. Sì. No, no, è un modulo online che scarichi e poi va istituito, c'è scritto proprio, dopo te lo faccio vedere, adesso finito. C'è un modulo online, è un modulo digitale, va fatto firmare, mandato via email, scannerizzato alla fondazione, con i dati della scuola, perché poi va censita la scuola, capito? Quindi ci vuole i dati della scuola che si chiede la registrazione. C'è scritto come aderire, ci spiega tutto. C'è anche il modulo a scaricarsi. Se... Allora, il vantaggio di questa piattaforma, che è multiscuola, anche perché se uno insegna in più scuole, può passare da una scuola all'altra e quindi trovare a portarsi il suo background nelle varie scuole dove insegna. Infatti, se vedete, coloro che hanno, una volta che sono loggati in alto a destra, hanno la possibilità di scegliere se sono in più scuole in quale scuola lavorare. Fra cui troverete Wibi, Rete Riscat. Ora, man mano che vi confermo, dovreste arrivare alle mail. Controllate le mail e vediamo se riusciamo a entrare in piattaforma. Basta, sì. Una volta te l'hai già scelta la password quando sei registrato. Hai già scelto la password quando sei registrato. Sto finendo di confermare quelli che si sono registrati ora. C'è qualcuno di voi che ha perso invece la password e non se la ricorda più? Allora aspetta un attimo che ve la ridò. Dovreste essere in questo elenco. Però io come manager vi posso cambiare la password senza che state a perdere tempo a ricercarla. Ho quasi finito che sono la seconda paginata. Siamo stati da il manager è lui, non sono io. Allora dovrei aver confermato tutti. Mi dici come ti chiami? In che paginata sei? Dove sei? Marco? Vabbè, cerco Marco. Allora, clicco. Allora, Marco Vesini è il tuo utente. Allora, tanto la password la posso far vedere, perché al primo accesso te la fa cambiare. Comunque ho dato il tuo cognome con la V maiuscola, uno meno. Io do sempre così, perché deve avere un numero, un simbolo speciale e una lettera maiuscola. Allora, do il cognome, uno meno, così almeno così sicuro che... Dopo tanto, quando entri, te la fa cambiare. Dimmi? Non c'è la password? Come ti chiami? Ma si è registrato la piattaforma Riscat? Andrea? All'username è Andrea, lo vedi? La password è il tuo cognome con l'iniziale maiuscola uno meno. Sì, perché almeno poi dopo te la chiede di cambiare appena entri. La imposto ora, guarda. Chi è Favo?
Che fa lo 2F2L? Qualcun altro che ha scordato la password? E vediamo se c'è Martignoni. Non ti vedo. Martignoni Monica? Ci sei? Te la ricordi o te la devo ridare la password? La sai? Te la do, vieni. Allora, Monica con la K l'utente, la password ti do il tuo cognome con la 1 meno. Martignoni 1 meno. Sì, sì, vengo subito. Allora, chi ha un dispositivo mobile, vi invito a scaricare l'app Weeby, se avete un tablet o uno smartphone, così la vediamo anche in attività sullo smartphone o sul tablet. Com'è il tuo nome? Angelo, ti... App Weeby si chiama. Chiunque. Senza iscrizione. No, perché poi ti chiede l'utente per registrarti, quello lì, se no, Augello. Non ti sei registrato, Augello? Quindi, aspetta, ora ti sei registrato sul tempo. Un'altra scuola, un'altra scuola. No, può darsi che non ti sei sulla rete RISC. Vediamo, capito? Siccome bisogna vedere dove si è registrato, io vedo solo quelli che sono registrati la rete RISC. Allora, coloro che vogliono utilizzare più scuole, perché magari sono su due scuole, io posso abilitarli a utilizzare entrambe le scuole, quindi abilitarli su più scuole, perché alcuni di voi hanno solo la rete RISC, però alcuni di voi hanno anche la propria scuola di appartenenza, se la scuola fa attività. No, lo devo fare io questa abilitazione su più scuole, non potete farlo voi, me lo dite, però magari andiamo avanti, perché ora vorrei, ci avevamo solo un'ora per spiegare, poi all'una volevo terminare con la parte... No, pausa si fa l'una pranzo, non si fa ora. Si pausa, al mezzogiorno facciamo. Dopo poi vi vediamo una cosa insieme, è vero che portate da decidere. Tanto ora fino all'una va avanti io, perché poi io. Così io allora io vi prendo dopo. Non ce la facciamo, se no non ce la faccio più. No, ma non c'è problema. Non c'è problema. Ci mancherebbe altro. Allora, vi siete riusciti a loggare tutti, tranne quelli che sto mettendo le password ora, che c'è alcuni che non l'hanno ancora. Allora, dovreste trovare tutti al centro le cartelle che vi ho fatto vedere in quella slide, dove trovate formazione 2015-16, 16-17, poi tutte le scuole che ne ho messe qualcuna, poi dopo mi direte voi, quelli che vorranno fare attività qui sopra, se la voglio aggiungere. Che vantaggio ha usare una piattaforma di questo tipo? Allora, i docenti avete visto come si fa a registrarli, quindi cosa vuol dire? Se c'è dei vostri colleghi che con voi vogliono collaborare a portare avanti delle attività di formazione, di istruzione a distanza, li fate registrare come avete fatto voi nella rete RISC. Come si fa a mettere gli studenti dentro? Perché chiaramente un'attività online è valida, se le guardiamo e ce le mastichiamo da soli, serve a poco, bisogna fare entrare gli studenti in piattaforma. Allora, abbiamo stabilito che per gli studenti che vorranno utilizzare la piattaforma, in questo caso, ogni scuola invierà a RISCAT un elenco Excel degli studenti, li prenderanno a registrarli noi. Quindi vi esoneriamo da questo onere. Cioè, basterà che mandate un elenco, nome, cognome e mail dello studente. E noi vi restituiremo un file con le credenziali di accesso. Ok? La faremo noi, perché il manager... Siccome ci sono alcune procedure di importazione tramite CSV, però diventa oneroso per coloro, quindi le accentriamo noi con un unico file, noi facciamo importare questi utenti in piattaforma. Prego. No, dillo, tanto che... Silenzio, c'è un intervento, poi dopo c'è la signora. No, ma ci sono cose... Questa caratteristica, io ho partecipato a un corso fatto dall'Università di Ferrara,
sulla formazione a distanza, che parlava chi da Palermo, chi da Palermo, e c'erano anche le sezioni singole, eccezionali. Però lì la registrazione non avveniva con l'amministrazione, ma con un portale che funziona, fatto informaticamente, logicamente, matematicamente, logicamente. Uno si deve registrare senza l'aiuto di terzo, l'amministratore. Uno lo può fare. Ma lo so che lo può fare. Ma infatti cosa l'ho fatto fare? Aspetta. Io ho fatto fare... Il professore, non l'amministratore, il professore diventa un... come detto, figura. Un agevolatore, un tutor. No. Sopra l'amministratore c'è un'altra figura. Manager. No. Sono figure logiche di informatica. Il manager può registrare i suoi studenti senza far appello all'amministratore. Ho capito, però siccome siamo in una rete, il manager, non posso dare la credenziale di manager a tutti voi. Hai capito? Sennò io faccio per agevolare voi, non per me. Insisto che non è un esempio di istruzione, è un'azienda, fa queste cose. Io come esisto? Posso registrare i miei studenti, devo fare appello a Mosca dove c'è l'amministratore, la città di Mosca. Lo faccio io. E Cisco ha un milione che non è italiano, è mondiale Cisco. Quindi è il professore che registra i suoi studenti, non fa richiesta a Cisco amministratore. E questo, ripeto, non è una cosa italiana, è una cosa internazionale. Cisco sì, ha fatto questo ora. Che produce queste cose qui che stiamo utilizzando. Forse utilizzano Cisco. Questo sono due dentro. Infatti. Non so lo stesso qual è il conviene di più. Quindi quello su Pettino, ma ti confermo il secondo. Sì. Allora ti dico, ti dico. Allora, non è tente, com'è? Ma sei sprodo. Sì, un attimo, oggi gestire tutte queste cose. Ci siamo sentiti tutti, non si muoviamo più. Ti sei sentito su Pettino, ti sposto su Rete Riscat. Ti sposto io. Pietro Augello, tu hai attaccato la password dove si deve postare a te, sì, io ti confermo. Ora vedrai che se ti arriverà T20, Pietro.Augello, la password è Pietro.Augello, tutto attaccato. Nel nome utente il punto non c'è. No, Pietro.Augello, tutto attaccato. Punto Augello. No, Pietro Augello, scusa, hai ragione te, scusami, Pietro Augello. Password è quella che ho messo io, va bene. Sì, no. Prova ora. Senti, io sono iscritto dalla... Ok, grazie. Fino a qui mi manca... La connessione alla rete riesca. Eccolo qua, rimuovi tutti i filtri, ti metto anche te come lui. Ah, ecco. Allora, dimmi come ti chiami. Monica Toncelli. Toncelli? Sì. Perché qua, vedi, c'ho tutti gli utenti della piattaforma, sono tutti 11.000 utenti di tutte le scuole. Toncelli, così va bene, non Tondelli. No, con la C. Allora, tanto che finisco di mettere dentro, ha ragione questo che ha detto il collega. Io cercavo di dare, chiaramente si può prevedere che il docente registri i propri studenti. Ma quasi solo io, perché c'è un omonimo. Toncelli. Togliamo questo Toncelli. Tanto impariamo a metterla, poi vedremo il tesoro. Toncelli.monimo. Sì. E la password è Toncelli, Monica.Toncelli e io ti aggiungo anche la rete Riscat. Livorno sei al Galilei? Sì. Questo sembra, no? Sì. E poi robotica non ti interessa. Non ci sono tutti e due, il giorno è sparito, eccolo lì, quello. Uno, due, ci sono tutti e due. A questo punto quando si fa il login, direi che si può fare tanto a scuola e altro. Allora esco, mi dirò. Ok. Allora. Cambio scuola, senza fare il login. Vabbè. Sì, cambi scuola. Dai, grazie. Prego.
Non c'è il punto? Va bene, te lo tolgo. Allora, siete tutti entrati? Chi è che non è ancora entrato? Dimmi. Non... In alto a sinistra cosa vedi? Sotto il tuo nome, che scuola vedi? A sinistra. Vedi, sei registrata sull'altra scuola, ti devo abilitare anche te sull'altra. Rimuovi tutti i filtri. Come ti chiami? Non sento. Petroni? Anche tu lo stesso problema? Te sei sul Machiavelli? Allora, lei invece che problema ha? Ora si aggiorni. Se aggiorni la pagina, ricarichi la pagina, in alto a sinistra ci verrà un pulsante cambia scuola. Aggiorna la pagina, ricaricala. In alto a sinistra, dove c'è il login, a sinistra, di qua. Dove, a sinistra, guarda, di qui. C'è scritto cambia scuola. A sinistra per qua, già, scusami. A sinistra perché guardavo lei, diceva a sinistra. C'è un pulsante cambia scuola? Cambia scuola. Allora, dicevo, quelli che hanno lavorano, sono stati registrati su un'altra scuola, per poter andare sulle tedesche, in alto a destra per voi, a sinistra per me, quando la guardo, quindi a sinistra, sotto ad Innestretto, il vostro nome e cognome, c'è un pulsantino cambia scuola, e vi fa vedere tutte le scuole su cui potete essere stati abilitati, e potrete trovare l'elenco rete RISCAT, e attivare quella. Quindi l'obiettivo era quello di arrivare a questa videata, più o meno. Ok? L'obiettivo. Allora, vi ho registrato tutti, tutti confermati, tutti dentro, alzi la mano chi non c'è, tutti dentro. Tutti dentro. Allora, io esco ora come manager e mi logo come docente della rete RISCAT anch'io. Quindi mi faccio il mio login come Andrea, perché ho due password, Andrea.Guastini, chioccia. Ora mi entro con le mie credenziali di docente. Anche a me, vedete, mi viene cambia scuola. E qua ho qualche scuola. Purtroppo tu... contentissimo. Contentissimo. È la mia passione. Allora, diciamo, torniamo su rete RISCAT. Come è fatta la piattaforma Moodle, per chi non ha mai visto Moodle?
Quanti di voi non hanno visto una piattaforma Moodle? Uno, due, vedo che quindi bisogna partire, mi spiace, partiamo da zero. Anzi, se voi no. Allora, come dicevo, la piattaforma Moodle è organizzata in categorie. Cosa sono le categorie? Sono dei contenitori di corsi, praticamente. Le categorie sono delle cartelle, lo dico in parole povere, dove ciascun docente può inserire delle UDA, dei corsi. Vengono chiamati corsi in Moodle. Voi docenti, per scelta nostra, poi mi dirate, potete farlo anche voi, abbiamo deciso di inibire la funzione di creazione delle cartelle da docenti, per non creare un proliferare di cartelle. C'è solo il manager che può creare le cartelle. Infatti, in realtà, la piattaforma, quando vengono fatti i corsi di formazione per le scuole che la usano non solo nell'ambito delle 20% in questo, ma anche delle attività diurne di classe, viene detto che la figura manager che ogni scuola deve individuare all'interno della sua struttura quando si decide di registrare, la fondazione ha dato lo spazio. Cosa fa? C'è un form che trovate all'inizio di WIG dove ogni scuola può chiedere l'adesione, è gratuita, però può chiedere l'adesione e entrare, e deve indicare una figura che fa la figura di manager. Qui verranno consegnate queste credenziali che faranno alcune funzioni. La certificazione dei docenti è una e la iscrizione degli studenti è l'altra, che potrebbero essere fatti anche singolarmente, però il manager ha centrato queste funzioni. Quindi la manager è una figura che ha dei ruoli un po' più elevati rispetto al docente. L'amministratore della scuola. Poi c'è la figura dell'amministratore superiore ai manager, che amministra tutti i manager, che è quello che ero logato prima, dove vede tutti gli utenti della piattaforma. Io qua, come vedete, ho due in Chrome, ho aperto la figura di docente in Safari, che è l'altro mio browser, ho aperto perché con lo stesso browser non posso collegarmi con utenti uguali. Quindi ho aperto due sessioni, una con Safari e una con Chrome, e in Safari sono registrato come user administrator. Come vedete, la piattaforma attualmente è popolata da 11.000 utenti di queste scuole, quindi qualche utente ce l'abbiamo dentro. Fra docenti e studenti, chiaramente, non solo. Quindi questo qua è ad esempio, cosa fa il super user? Chiamiamolo super user. Fa quello che ho fatto finora. Ad esempio, il professore domani va all'istituto, non so, vuol portarsi la scuola dentro lui, può portarsi dentro a quell'altra scuola la sua background. Quindi poter abilitare a lavorare su più scuole. Quindi l'abilitazione a usare più scuole la fa solo l'amministratore generale della piattaforma. Parte a sta Wiki, dice io mi sono spostato, c'è un form e io ho risposto, non sono solo io, siamo in tre a fare questa funzione degli amministratori e quindi facciamo questa funzione di amministrare e dare delle regole che seguono tutti i manager che sono lì sotto. La rete RISCAT, quindi cosa fa? Problemi di gestione delle password, me la sono scordate, eccetera, eccetera, anche se c'è un modulo per poterla inviare, come tutti i portali, c'è un modulo se uno se l'è dimenticata di poterla ricevere. Però c'è fa anche questa funzione di amministrazione di tutte le scuole che aderiscono alla piattaforma. In questo altro forum invece mi sono registrato come docente, come io ho un account anche come docente che faccio attività sulla piattaforma nelle scuole dove insegno. E fra le scuole abbiamo messo questa rete RISCAT. Quindi rete RISCAT diventa una delle tante scuole, come avete visto dall'elenco, che ha utilizzato questa piattaforma. Per poter agevolare, allora, che strade avete voi per poter utilizzare la piattaforma? Avete due strade. La prima è far registrare la vostra scuola e chiedere di entrare nella rete e mettere dentro lì tutte le vostre attività. La seconda, vabbè, non voglio passare da questa strada, utilizzo la rete RISCAT come mia scuola. Nella rete RISCAT, come vedete, verranno create, chi di voi vorrà utilizzarla, tante categorie, queste qua sono le famose categorie, questi contenitori di corsi, ognuna per ogni scuola, che appartiene alla rete RISCAT, nel quale ciascuno di voi potrà metterci la propria UDA, che svilupperà non solo voi, ma anche i vostri colleghi che insegnano in quella scuola. E quindi, chiaramente, ogni categoria, adesso io prendo la formazione docenti 2016, apritela tutti, qui dentro ci sono caricati due corsi, l'ho caricato entrambi io, della formazione docenti 2016, aprite formazione docenti 2016. Allora, questi due corsi sono uno l'esempio che ora dopo vi fa vedere il nostro amico Francesco di come ha fatto lui sviluppare una UDA relativa alla sua disciplina. Chiaramente ora se ci cliccate vi chiedono un codice di iscrizione, è lo stesso della mia. Allora,
Facciamo una breve panoramica per chi non ha mai utilizzato Moodle. Allora, Moodle è una piattaforma e-learning dove, una volta registrati, voi accedete come utenti. Non avete nel ruolo studenti, non avete nessun ruolo. Entrate come utente della piattaforma. Il ruolo viene assegnato dall'amministratore. O io o il manager della vostra scuola. Nel caso della rete RISCA sono io lo stesso, faccio anche il manager della rete RISCA. Quindi tutte le richieste di abilitazioni, come voi, come docenti, vedete che l'ho fatto prima, confermandovi, quando ho fatto quella operazione di confermare, ho fatto la funzione di abilitare tutti voi a utilizzare rete RISCAT come piattaforma di inserimento delle attività. La seconda cosa che deve fare il manager, e ora la farò vedere come fa, che me la sono scordata di fare prima, è darvi il ruolo, perché la conferma è solo ok, che sei utente, che puoi utilizzare la piattaforma. La seconda è darvi il ruolo. Cos'è il ruolo? È la figura che ricoprite all'interno della categoria, perché altrimenti siete solo studenti quando entrate, avete il livello minimo. Il ruolo è quello che vi consente di creare questi corsi. Se non avete il ruolo studenti, i corsi non ve li fa creare. Quindi non troverete mai, ad esempio, vedete che io entro nella categoria, trovo un pulsante, guardate. Io sono andato dentro il corso formazione docente. Ah, perché non è... Gira la rete? Vabbè, fidatevi. Allora, voi dovreste, uso il condizionale, dovreste vedere questa situazione. I corsi contenuti, e non dovreste vedere chiaramente quello che sta qui sotto, che è questo pulsante. Aggiungi un corso. Cos'è il pulsante aggiungi un corso? È il semplice pulsante col quale voi mettete online la vostra UDA. Create il vostro percorso di formazione di fruizione a distanza. Questa è una prerogativa del docente, non la può fare lo studente la creazione di un corso. Quindi, dicevo, non è una cosa che vi compete a voi, è cosa che compete al manager, fa due cose. Certifica che siete utenti, che potete utilizzarla, vi abilita al ruolo docente della piattaforma. Io non ho ancora fatta questa cosa, altrimenti vi compariva questo pulsante. Quindi lo farò vedere ora come si fa a dare un ruolo a uno studente. A un docente, a un utente, chiamiamolo utente, non né docente né studente, a un utente. Quindi questo qua non è presente. La seconda cosa, chiaramente ora, per ora voi non avete la funzione di creatore di corsi, quindi voi la usate come state usando come studenti questa piattaforma. Quindi se entrate nel corso, ad esempio io ho creato un corso progettare e facilitare un corso blended, questo qua è un corso già pronto che non l'ho fatto io, l'ho trovato online, è fatto molto bene, non mi vergogno di dire, se trovo delle cose interessanti è giusto, non mi voglio prendere delle cose che sono già fatte da altri, che vi fa una serie di guida di come progettare un'unità a distanza. Allora, okay, arriviamo, con calma. Ma voi siete, io sono il creatore del corso, ho creato il corso, l'ho messo là, se il corso non lo faccio vedere agli altri diventa un corso autoreferenziale, me lo guardo, me lo leggo e mi faccio dico come sono bravo. Quindi il vero valore aggiunto si dà quando si permette ai studenti di accedere al corso e si fa la cosiddetta iscrizione al corso. Cos'è l'iscrizione? Come diceva il collega, l'iscrizione è quella funzione tramite la quale il docente può abilitare gli studenti a vedere i contenuti che lui ha messo sulla piattaforma. Ditemi se non avete capito qualcosa. Quindi l'iscrizione può avvenire in diversi modi. Moodle permette un ventaglio di modalità di iscrizione. Ci sono i corsi liberi. Io posso dare un corso che chi vuole può vederlo. Sta il docente, lo vedremo più tardi, che vi farò vedere come si crea un corso. Può decidere lui il metodo di iscrizione. Può essere libero, e quindi io non l'ho fatto. Può essere manuale, cosa vuol dire manuale? Sono io che vado a pescare tutti gli utenti, dico te sì, te no, e ho l'elenco di tutti gli utenti che sono attivi, e ciò può essere spontaneo. Questo è un'iscrizione spontanea, cioè vuol dire che io, che può essere libera o anche con codice. Questa l'ho protetta con un codice. Cosa vuol dire? Che io ho impostato una chiave quando ho registrato il corso, che ora vi dirò qual è, che si chiama Blended, semplicemente con la B maiuscola, così ve l'ho detta. Blended. La chiave è Blended. È uguale. Sì, sono tutte e due le stesse chiavi. Quindi, con la chiave Blended, prendiamo il corso come progettare e facilitare un corso online. Se usate la chiave Blended,
blended, con la B maiuscola, mi sembra che sia quella, adesso mi fate confusione. Ve la chiedo errata, allora ho sbagliato, aspettate un attimo, la verifico un attimo, verifichiamo se è quella la chiave di iscrizione. Allora, se non vi funziona, la rimposto ora. Ecco la B minuscola, blended con la B minuscola, ho fatto confusione. Cosa vuol dire affinamento? Allora, Moodle è stato un open source, non ci aspettiamo gli strumenti 2.0 con le iconcine che trascinano. È uno strumento nato e sviluppato in ambienti universitari da persone che guardavano al sodo, non guardavano all'estetica. Esteticamente non è il miglior portale che può presentarsi a livello estetico, però deve essere funzionale come si fa. E quelli che ci lavorano mi dicono che però con degli accorgimenti può diventare anche bello, perché si può bene, se c'è qualcuno che collabora a questa cosa, ben venga, lo mettiamo negli amministratori, di manager della rete rischia. Allora, come vedete, ora il mio corso si sta popolando di utenti. Questi qua sono gli utenti che si stanno iscrivendo. Allora, ogni corso ha un menu di amministrazione. Voi non lo potete vedere, lo vede solo il docente, questo menu, che vede qua sulla sinistra. Questo è il menu di amministrazione del corso. Guardate, si chiama amministrazione del corso. Allora, il docente lo fa. Quello fa il docente. Dopo, quando voi creerete, che dopo nel pomeriggio creerete voi un corso, farò creare un corso voi, per prova, troverete queste funzioni. Allora, fra le quali trovate gli utenti, trovate i metodi di iscrizione, quello che dicevo prima, stabilire la chiave con cui uno si può registrare al corso. Fra gli utenti iscritti vedete tutti gli utenti, vedete che voi avete il ruolo, vedete studente, Antonio studente, Aprea Marcello studente, Pietro Gello studente, e così via. Qualcuno ha già anche l'icona personalizzata, stiamo arrivando a un utente abbastanza... Quindi possiamo vedere man mano che voi... Questa si chiama iscrizione spontanea e permette di registrarsi al corso autonomamente se sono a conoscenza di una chiave che il docente stabilisce al momento della creazione del corso. Secondo me è il modo più semplice, a volte, come per poter eliminare un po' di lavoro, di andarvi a cercare. Altrimenti cosa c'ha la funzione? In più questa funzione che è in alto a destra, che si chiama iscrivi utenti, che voi chiaramente non vedete, e io posso andare a cercare i vari studenti e con il pulsante iscrivi li butto dentro al mio corso. Qui dentro vedo tutti gli utenti della rete Riscat. Quindi questi qua sono tutti gli utenti della rete Riscat e io, cliccando, li abilito a vedere la mia UDA o il mio percorso che sto mettendo online. Questo è l'altro metodo di iscrizione. Poi ne esiste un altro terzo che ho usato nelle scuole, che si chiama iscrizione tramite gruppo classe. Non so se qualcuno è gruppo classe, sono allora in Moodle posso creare dei gruppi classe. Cosa sono i gruppi classe? Sono dei raggruppamenti di utenti. Mentre le categorie sono dei raggruppamenti di corsi, dei contenitori, il gruppo classe è dei raggruppamenti di utenti. Cosa può essere utile il gruppo classe? Il gruppo è quando io ho delle classi che posso iscrivere a più UDE contemporaneamente, quindi con un clic solo iscrivo tutta la classe a un corso. Ad esempio, se io ho un percorso dove c'è gli studenti che fanno il primo ciclo, il secondo ciclo, che magari sono i soliti gli studenti che partecipano alla mia UDA o a quella del mio collega, è inutile che si fa, lui gli iscrive i soliti. Creo il gruppo classe e poi quel gruppo classe lo faccio iscrivere a tutti i miei corsi. Dopo, se avete tempo, faremo anche vedere come si crea il gruppo classe. Ma non sarebbe questa la via maestra? Prima non lo fa la classe. Sì. Ma nella realtà no. Si parla della logica. La realtà mica è una cosa... No, ma... Una cosa concreta. Dunque, prima uno fa la classe
e che Moodle chiama gruppo class. Sì, gruppo class. E poi ci mette il programma sopra, dovrebbe essere fatto così. Io non volevo complicare le cose. Come vedete, quando entro nel mio gruppo, anche vedete la gruppi classe, quelli qua. Qui dentro non ce ne sono gruppi classe. Io potrei creare un gruppo classe. Però io non lo posso creare perché sono come docente, lo può fare solo manager. Cioè, queste qua sono dei, il docente non li può creare, per quello che ho detto facciamo in quell'altro modo, perché il docente nella nostra struttura abbiamo deciso che non può creare il gruppo di classe, può creare solo il manager della scuola, e quindi io dovrei rientrare e farlo solo io, quindi per semplicità iscrivetevi da soli gli studenti, ok? Allora facciamo così, fai vedere te la VUDA tanto in mezz'ora, poi facciamo costruire il portale. Allora vediamo, allora prima di iniziare a vedere la VUDA vi faccio vedere come si crea. Ora siamo entrati nella, siete entrati tutti nella formazione 2015-16? Ok, formazione, progettare e facilitare un corso blended. Allora, questo è come si presenta una unità, un corso all'interno di Moodle. Allora, il corso può essere organizzato per argomenti, razionali, ci sono diverse modalità per creare i corsi. Qua usa la tipologia per argomento, ogni sezione è un argomento, potrebbe essere ogni sezione una UDA. Potrebbe essere un UDA aspettata in più argomenti, a discrezione del docente. Qua vedete c'è una parte di introduzione iniziale sopra e una parte modulare sotto. Vedete modulo 1, modulo 2, modulo 3, modulo 4, modulo 5. Allora, in Moodle tutti i contenuti digitali, cioè tutto quello che si può mettere all'interno della piattaforma è diviso in due grandi macro categorie. Fate attenzione ora. Risorse e attività. Allora, in Moodle tutto quello che si mette in piattaforma si divide in due grandi categorie, risorse e attività. Cosa sono le risorse? Le risorse sono i materiali che io metto a disposizione del mio gruppo classe per svolgere le attività. Semplicemente, la descrizione più semplice possibile. Cosa vuol dire? Io guardate questo video e fate il mio riassunto. Vedete quelle che sono le cose importanti. Vedete questo PDF. Quindi i materiali che io autoprodotti, quelli che parlavamo all'inizio, quelli prodotti dai autori, quelli che ho trovato su internet. Guardate questo filmato di Bignomi e poi guardate come è spiegata la seconda guerra mondiale. E quindi è i materiali su cui il ragazzo studia, fa attività online. E poi il compito è il risultato della sua elaborazione. L'attività sarebbe quello che lui deve restituirmi e su cui io farò una valutazione. Quindi in Moodle sono due grandi categorie, risorse e attività. Quelle che vedete qua sono tutte risorse. Queste qua, poi impareremo a usare l'icone. Questo qua è un libro. Io posso metterci a disposizione anche un libro. Questo qua si chiama valutazione e certificazione e vi spiega come fare la valutazione e la certificazione, un riassunto di alcuni contenuti. È un libro. Poi fa vedere questo qua, quello che c'è presente, vedete questo qua con l'iconcina con la manina sotto? Sì. È un compito, è un'attività che faccio fare al ragazzo. È un'attività. Completare il vostro profilo, descrivi la tua scrivania, descrivi uno dei tuoi partecipanti, giocare con uno, creare una mappa del corso. Quindi sono tutte attività che si richiedono agli studenti su quel tipo di, su quel modulo che stiamo facendo. Quindi vedete che prima di sopra metto le risorse, sotto metto quello che si chiede allo studente di fare in funzione delle risorse che ha letto, che ha guardato, che ha preso. Quindi si divide risorse in due parti. Scusa, quindi le risorse sicuramente sono cosa statica, anche l'altra dinamica. Non è detto, la risorsa può essere anche dinamica, può essere qualsiasi cosa la risorsa. Adesso vediamo quali sono le risorse caricabili. Però ci sono risorse, potrebbe essere le dinamiche nel senso che può essere aggiornata, che crea un'attività con lo studente, sì, quello sì, in quel senso lì sì. Ad esempio, questa qua, ecco, un'altra cosa. È bene sempre, questo è poi riguardato, a dare ad ogni modulo una quantificazione oraria. Questo è un aspetto essenziale quando si progetta un direttore.
gli vale 3 ore di orario, quantificazione. Io valuto che per fare questo tipo di attività tu le, perché questo ritorna poi nel conteggio famoso delle percentuali che dobbiamo rispettare. Quindi vuoi pianificare sempre quando si descrivono i moduli di componente didattica, pianificare quante ore secondo docente sono previste per svolgere quel tipo di attività. Gli si dà gli strumenti per poter apprendere quel tipo di cosa e sotto si dà le utilità che si chiedono affinché lui possa giustificare se ha compreso, ha ottenuto quella competenza che si richiede da quel tipo di attività. Ora, no, voi non potete inserire, voi siete dei fruitori ora, siete degli studenti, state vedendo, non vi chiedo di farle tutte queste attività, però potreste farle per esercitarvi, no? Quindi è un corso completamente messo online dove voi come studenti potete mettere in pratica se siete dei buoni unità didattiche online. Quindi vi chiede un po' tutti i passi che dovete sapere per poter poi procedere alla messa online di un corso. Quindi qui parla del modulo di sviluppare competenze, qua vi parla dell'esplorare le learning. Ma questa, scusa, ogni modulo è una una micro, io ho detto prima, è sempre bene perfettare possibilmente tutte le attività in micro moduli. Gli argomenti potrebbero essere identificati come UDA. Io potrei fare anche un corso su una UDA sola, però per me è meglio farlo così, perché per ogni argomento io quantifico un tempo orario e ho l'attività online. Sappiate che dopo io posso vedere quante persone hanno scaricato quel documento, chiaramente il completamento sì, perché io vedo effettivamente il documento che mi restituisce il ragazzo, l'elaborato che fa, però posso quantificare anche quanto tempo è stato sulla determinata attività, non chiaramente poi dopo, chiaramente il ragazzo se mi schiaccia poi fai a cavo i suoi, sono entrato lì, non è che c'è una, sappiamo benissimo, queste cose sono a stirare, tanto ogni tanto clicco su qualche presentazione, è chiaro. Cosa diversa è la valutazione degli interventi su un forum, che lì è più oggettiva, perché io vedo quello che ha prodotto il ragazzo a livello di interattività con i compagni, nel senso quante volte ho collaborato alla risoluzione di un problema. Adesso vediamo il forum come funziona, perché è l'argomento più interattivo a livello asincrono, per poter vedere quanta collaborazione c'è tra gli studenti nella teoria di vita. Quindi, a proposito di UDA, la UDA può fare quanto peso orario, quanto tempo vuole, però è utile, secondo me, di agganciare questo fatto puramente, esplicitamente, con la legislazione. A proposito, il collega diceva i crediti. Allora, i crediti, noi possiamo dire che credito brucia il credito in italiano primo trimestre, e poi il secondo no. Matematica ha fatto, non so, le derivate, perché c'è il credito il primo trimestre del quinto anno. Allora, ben bene organizzare, dimensionare le UDA sotto cose dal punto di vista legislativo, non didattico. Qua parliamo di progettazione. Andiamo sulla progettazione. No, allora, tu hai, allora, in quarta classe, secondo, quando il professor Bertoccini vi spiegherà come ha fatto la sua UDA, è proprio l'argomento che vedremo nella seconda parte. Allora, manca ora mezz'ora, io direi di fare questa cosa, la pausa. Proviamo, nella prima mezz'ora, a farvi creare voi un corso, perché almeno avremo già un pronto. Dopo, nella seconda parte, lavoreremo su quello che ha fatto lui e proveremo a popolare questo corso con queste risorse e attività. Perché altrimenti... No, le manine 00 sono un plugin che abbiamo voluto aggiungere noi, come non esiste in Moodle. E il famoso mi piace, non mi piace. È una sorta di background sull'attività che possono fare anche gli studenti. Te puoi dire, non mi piace, questa qua mi fa... non esiste in Moodle questa qua, è stata aggiunta e personalizzata sulla piattaforma perché abbiamo dovuto dare un po' di tiratività ai ragazzi per dare un senso... per valutare un po' quello che avevo proposto, se lo ritenevo interessante o meno. E invece le tue strisce gialle sul primo modulo, perché... Dove sono le strisce gialle sul primo modulo? Sì, in cima. Sì, guarda qua.
cioè se laterali. Sì, è stata una personalizzazione grafica. Non l'ho fatto io, ripeto, non è un corso creato da me, non mi voglio prendere dei meriti che non sono miei. È un corso che andando su internet ho trovato interessante, ho fatto il backup e lo so. È quello che poi potreste fare voi quando trovate qualcosa di interessante e portarlo nella vostra disciplina. Quindi è un corso già pronto, trovato, dove mi sembrava interessante darvelo perché potete attingere degli spunti interessanti per poter inserire nelle vostre UDA. Certo, certo. E quello che dicevo, nell'UDA sharing, quando avremo un po' più di padronanza dello strumento, l'obiettivo era quello, che è chiaramente in modo di quello, che una volta che avete fatto qualcosa di interessante, zipparlo, c'è un modo che si chiama backup restore, crea un file zip, sì, e questo può essere importato da un corso all'altro, spostato e messo in un repository dove ognuno può vedere e prendere nota di quello che ha fatto gli altri e riusare delle cose già create e già pronte, magari adattandole a mia esigenza. È l'idea della rete, di fare rete anche in questo. È inutile che siamo in tanti, condividiamo questa esperienza. Non ho capito. Punto. L'ho chiamato UDA sharing apposta, quello lì. Allora, è così. Allora, vi manca un qualcosa. Ora faccio vedere, io rientro come manager e faccio vedere come darvi il ruolo docente, perché altrimenti non potete creare nulla sulla piattaforma, potete solo rispondere a delle attività che il docente propone, perché siete ora come studenti. Quindi ora come ora voi sulla piattaforma potreste solo rispondere all'attività che io propongo, quindi fare qualcosa che vi ho chiesto lì. Ora vi do quel famoso ruolo docente col quale proveremo a creare un corso all'interno della vostra scuola oppure della categoria, che se non l'avete me lo dite che la verrà creato al volo la vostra scuola. Quindi ognuno ha la sua categoria dove creare, perché non create solo 7-8 di categorie. Ho visto? Allora, io adesso entro un attimo come manager del Riscat, quindi manager.riscat è l'utente che sono entrato, amministrazione del sito, utenti, no, vado su rete Riscat. Sì. Allora, ruoli. Questa qua è la funzione per dare ruoli. Quindi io clicco su ruoli. Vedete, creatore dei corsi. Cosa serve? Il ruolo creatore in Moodle si chiama creatore di corsi, non docente. Vedete, io qua ho una creatore di corsi e ho 4 persone che per ora sono creatori di corsi. Vuol dire solo 4 possono creare i creatori di corsi nella rete Riscat. Il creatore di corsi e il docente. Io vado su creatore di corsi e qua a destra tutto, siete voi, siete 73? Io vi prendo tutti, non mi importa vedere chi è e chi non c'è. Oh, 73 siete un po' in troppi però. Allora, Ferretti Anna c'è? C'è Ferretti. Poi Loredana Cialini, mi sembra di non averla vista perché è la mia ex collega. Amodei, Antonio Amodei, c'è? Giacarta, il tuo mail? Ok. Aprea c'è, lo metto di qua. Augello mi sembra di averlo visto, lo metto di qua. Poi c'è Benozzi Lucia, c'è Bernardoni Mirko, Simonetta Bernini, Coluccini, Cristina Bertolucci, sei? Ti ho vista, sì, ti ho vista, ti ho vista. Bertoncini mi sa che ci sei già. Danilo Bianchi, Tiziana Bianchini non l'ho vista. Bonaccio, Orestina, Brenzini, Buonaparte, Buonopane, c'è Buonopane, sì, Cadau, Caldini, Camarri, Canuso, Cappelli, Cascio, Cesarini, Ceffallo, c'è mi sembra, Colsi Marco, Coppi Enrico non mi sembra, di averlo visto, Corevi Daniela, no, D'Alessandro, De Dominici, Del Carlo, Della Nave, Fasano mi sembra averla vista. Della Nave c'è? Ah, non ho sentito. Quindi man mano che io vi abilito dovreste avere la possibilità di creare un corso. Quindi è rimasto a Camarri, no? Come ti chiami, scusa? Della Nave. Ah, ecco, sono stato Della Nave. Fisichella? No.
Fisichella, Fontanini c'è. Fontanini c'è, Piera? No. Sì o no? No. Frasca? Gamba c'è. Però c'ho Gamba Alice, chiocciolalice.it. Gamba, ci sei? Vincenzo Gamba, chiocciolalice. Gemignani c'è? Giannelli? Guarducci? Guastini Andrea Studente? No. Chissopoulos? Ho detto bene il tuo nome? Meno male, al primo tentativo. Lazzari Anna? Lo Giudice? Macario? Non c'è. Martignoli mi sembra di essere sentita. Martini Mario mi sa che non c'è. Mattioli? Mazzoni? Micheli? Monini? Montecucco? Nesi? Pandolfi? Passani? Petri Cristina? Petrocchi? Petroni? Pettini? Aspetta, vi aggiungo voi, sennò mi paura di perderli. Politano? Non c'è. Poi Prati Elisa? Elisa, dopo lo cambiamo, però sei entrata con questo account, però dopo te lo cambio. Però lo puoi cambiare anche tu dal profilo, eh? Sì, vai su, clicchi sul tuo nome, vai sul tuo profilo, cambi l'email. Riscat Rondini, Sabatini, Savoca o Savoca? C'è? Schisa, Scialpi, Squilloni, Testoni, Testori, Toncelli c'è, Vannelli mi sembra averlo sentito, Vannini, Vesigna. Ok, dovreste averci tutti. Cesarini ti mando, poi chi è che manca ancora che non ho detto? Guarducci? Non create corsi per ora, eh? Non cominciate ad andare avanti per conto vostro, sennò è la fine. È la fine per noi, perché 40, gestire già un'aula di 10 è difficile, 40 è improponibile. Anzi, chiedo l'aiuto a coloro che hanno già esperienza, se vi fanno da tutto l'aula. Allora, chi è che manca, che non vede? Allora, l'obiettivo quale sarebbe? Sarebbe che se voi entrate anche su Rete Riscat, in qualsiasi categoria, avete in fondo un pulsante aggiungi un corso. Quindi dovreste, obiettivo, trovare questo. Non cliccatelo. O, qualsiasi cosa succede, non lo cliccate. È pericolosissimo. Allora, ne va del pranzo. Ne va del pranzo. A parte che lo pagate, quindi. Perché... Dopo. Allora vediamo. Allora, facciamo una cosa. Non è venuto. Come ti chiami? Testori. Guardiamo se mi è saltato Testori. Testori. Testori? Eppure... Testori Antonella ci sei, eh? Come mai alla Testori Antonella? Aggiorna la pagina, eh? Non è che appare magicamente, eh? Deve ricaricare la pagina, eh? Allora, fatto questo, mancano 20 minuti, facciamo una panoramica su Make It Gran Corso. Allora, prima di andarlo a creare ciascuno nella vostra categoria, creo io una categoria unica e lo mettiamo tutti lì dentro. Se no, cominciamo a sporcare tutte le belle categorie vuote che ho creato. Dopo mi dite, prima della fine della giornata, chi è che vuole utilizzare questa come creerò la propria scuola, che magari non è in questo elenco di 7-8 che ne ho messe. Ok? Allora, quindi, prima di andare avanti, io creo come manager, così faccio vedere come si fa, quindi siamo come manager, vado sulla categoria principale, quindi qui dentro... sono come manager, sì, come manager, Rete Riscat. Sì, sì, lo vedo che c'è una manager. Quindi io gestione, modifica questa categoria. No, ho fatto modifica. Aggiungi una sottocategoria, ho sbagliato. Sì, ho cliccato modifica. Aggiungi una sottocategoria e la chiamo
come la chiamiamo? Datemi un nome. Test Anna. Test Blended. UDA Blend. Test UDA Blended. Categoria ID non la mettiamo. La descrizione non la mettiamo. Basta. Test UDA Blended. Creo la categoria. Cosa ho fatto? Ho creato questa famosa categoria aggiuntiva dove poi potrete metterci il materiale. Quindi, tornando dall'utente docente, aggiornando la pagina, l'aggiornamento in Chrome si fa con quel pulsante che ha forma di... L'ho create due? Ne ho create due? E l'ho spappato due volte. Vabbè, prendiamo la prima, tanto adesso non ce la voglio andare a cambiarla. Allora, modifica questa categoria. No, create due. Prendiamo la prima, così li buttiamo tutti nella prima. Ok? Allora, quindi, test UDA Blended. Hai creato un'UDA implementazione, te? No, no, per amore di Dio, puoi lasciarlo. Ormai vado avanti io fino alla pausa. Sì, sì, sto apprettando che mi si apre. Mi sembra immediatamente se è un po' flashata la connessione. Non so se a voi si è aperta. Certo, ecco, l'obiettivo è farvi creare un corso a voi. Volevo chiudere la prima sessione mattutina con farvi vedere come si crea un corso. Nella seconda parte vedremo come si mette dentro il materiale. Allora, quindi dovreste avere tutti questa situazione. È vuota, non c'è corsi dentro, abbiamo solo la funzione aggiungi un corso. Ora, quindi cosa avete fatto? Vi siete registrati alla piattaforma. Vi ho dato il ruolo docente. Avete l'abilitazione di creare corsi dentro la rete RISCA. Allora, cosa viene? Però seguitemi a me, non andate avanti, perché dicevo, fare una didattica laboratoriale già con 10 è difficile, con 40 è impossibile. Se ognuno comincia a cliccare a destra e a manca, o più a manca che a destra. Quindi, dicevo, seguitemi passo passo. Ci siete avete cliccato su aggiungi un corso? Vi si presenta questa didattica. Allora, alcune voci sono scritte in rosso, alcune sono scritte in nero. Quelle in rosso sono obbligatorie. Questa è la prima regola. Quindi non cercate di salvare il vostro corso e vi dice che non ve lo fa salvare perché magari non avete riempito un campo che è obbligatorio. Allora, titolo del corso. E qua è libertà del docente. Come la vogliamo chiamare? Ognuno insegna una disciplina, metteremo UDA e mettete la vostra materia. Ok? Certo, dovete farlo adesso. Io ci metto ad esempio UDA Guastini, così meno sapete che è la mia. Io non ci metto la materia. Mettete UDA il vostro. Come vedete, è obbligatorio dare un titolo abbreviato. Cos'è un titolo abbreviato? È un codice. Un codice. Se vedete c'è anche un punto interrogativo. Allora, noi come scuola, come rete UI, come piattaforma UI, vi abbiamo dato delle regole quando si creano i codici dei corsi. Abbiamo utilizzato una tecnologia cosiddetta di codici parlanti, non so se qualcuno li sa. Sono dei codici che guardandoli so già cosa si riferiscono. E quindi perché? Perché se davamo libertà di mettere i codici che ognuno piaceva, quello lo chiamava in un modo, quello lo chiamava in un altro. Quindi si è deciso di dare una sorta di regole per costruire questo codice, che vale per le scuole. Ad esempio, la regola che si è data è detto di mettere i primi 4 l'anno in cui ho fatto la UDA, 2016, 17, 18, poi 3 trattino la classe interessata alla UDA, trattino la materia interessata alla UDA, e di creare una sorta di codice che posso utilizzare quando, perché? Perché questo codice apparirà poi qua nel pulsante i miei corsi, che vedete in alto. Voi non avrete nulla nei miei corsi, guardate, questi qua sono tutti i corsi che io ho creato
e faccio il docente o sono iscritto come studente. Quindi questa che vedete è il codice che vedo, io non vedo il nome del corso. Quindi se voglio andare a pescare tramite questi miei corsi il codice che voglio andare a vedere, se io ci ho scritto Giovanni Pasco di un codice, ma te la pesca di che classe è, di che anno l'ho fatto e in che materia l'ho fatto. Ma scusami, nell'anno va poi il tuo scritto l'anno che primo anno che tu lo fai, a che tema? Come A? C'è scritto A, sezione. Sì, io metto prima A, AM, amministrazione, nella mia scuola ad esempio ho tre corsi, la prima A c'è amministrazione e finanza, c'è la prima A professionale, sempre. Però è libertà, io te puoi mettere quello che ti pare, è la classe, dipende, ecco, io di solito il manager crea le categorie con tutte le classi e usare la solita codice che è creato come categoria riportarla anche nel codice che metto come corso, usare la solita nomenclatura, quindi per capire di darci delle regole. Quindi noi cosa metteremo qua? Metteremo 2017, allora riscat, trattino e la vostra materia. Come classe mettiamo riscat. Quindi questo per farvi vedere che qua io posso andare a beccare, guardate, questa qua è una UDA che ho fatto nel 2014 in quinta B programmatori della mia scuola a Piaggia di informatica sui database. Quindi ho aggiunto anche una sottocategoria in più. È lo stesso. Chiaramente deve essere fatto anche perché all'interno della piattaforma non possono esistere dei codici con dei codici uguali. Quindi adesso io metterò qui dentro, io ci scriviamo 2017 trattino riscat trattino, io ci metto Guastini. Allora, il numero ID del corso non lo mettiamo, lasciamolo vuoto, eh? Se c'è scritto qualcosa cancelliamo. Allora, cosa mi richiede oltre a darci questo famoso codice? Mi richiede la data di inizio del corso, che lui propone la data in cui lo creo. Però io potrei anche crearlo ora, ma farlo rendere visibile ai ragazzi quest'altra settimana. E poi magari non voglio che c'entrino subito. Quindi questa data è la data in cui loro verrà reso disponibile per gli studenti questo corso qua. Quindi io potrei creare il corso, metterci gli studenti iscritti e tutto, però se dico che comincia il primo di aprile, fino al primo di aprile quel corso non sarà attivo per gli studenti. È tanto visibile, praticamente, no? Sì, no, mostra no, è di default questo qua, non lo puoi modificare. No. Allora, descrizione. Qua è una descrizione che appare sotto il corso. Come vedete, quando vedete gli elenchi dei corsi, vi appare il titolo e vi appare non c'è la scritta, una breve descrizione che spiega cosa fate in questo corso. Ci scriviamo unità di apprendimento, unità di apprendimento sulla fruizione a distanza. Vabbè, faccio un esempio, Poi sotto, questi sono facoltativi, come vedete sono in nero, quindi potrei fermarmi in qua, ho già creato il corso, però ci sono alcune cose che è bene che sappiate. Allora, questa è facoltativa, è una locandina, avete visto che a volte appaiono dei loghi, invece quello che ho fatto io sulla formazione blend, veniva il simbolo della riscat, quella famosa alberino, ci avete fatto caso? Questa è la locandina, se io voglio mettere un elemento grafico che posso mettere qui dentro, posso aggiungere. E qui però mi aiuta a farmi spiegare come si interfaccia la piattaforma Moodle con l'esterno. Quindi mi serve ora per far vedere come si interfaccia. Quindi come si può caricare qui dentro? Si può fare tranquillamente un drag and drop, trascinamento di un oggetto grafico, oppure si può aggiungere da qua. E qua mi apre questa finestra che vi invito a seguire con attenzione. Fatela tutti, si chiama File Picker. Così, cliccando su aggiungi. Allora, questo è importante, guardate qua. Allora, come io, questa qua mi permette di creare le modalità con cui la piattaforma si interfaccia col mondo esterno. Cioè, come io posso mettere un contenuto nella piattaforma? Lo posso attingere da diverse fonti. Allora, cosa sono le fonti?
Allora, file del server. Cosa sono i file del server? Seguitemi a me. Sono i file che io ho già caricato magari in altri corsi, che sono già disponibili sulla piattaforma. Quindi magari l'anno scorso ho fatto una piattaforma, ci ho messo già delle immagini, ce l'ho già lì, non serve che le ricarichi. Perché sono già nella mia repository, perché ogni utente ha la sua repository collegata alla piattaforma. E file server. Esatto. File recenti, gli ultimi utilizzati. File upload, il classico upload, io lo scelgo dal mio risorso del computer. URL downloader, lo faccio scaricare da internet, do il link a una risorsa esterna e lui me lo scarica direttamente. Quello importante è che io posso collegare con il mio cloud. Cioè, cosa vuol dire collegare? Che se io vado su, ho un account Google Drive, io do qui le credenziali, lui si collega e mi farà vedere tutte le cartelle del mio Drive. E rimane mio personale, cioè non lo do una volta sola, molte volte che vado su Google Drive mi fa vedere la mia repository cloud. Avete qualcuno, qualche cloud repository voi? Provate a inserire le credenziali e vedete che vi appaiono qua tutte le vostre cartelle di Drive o di Dropbox, la stessa cosa. Se io vado su Dropbox Repository, lui mi chiede, ecco, io sono già loggato. Queste qua sono le mie cartelle che ho nel mio account Dropbox. E io posso andare a pescare i miei contenuti digitali direttamente di lì, sia che sia una locandina per mettere come immagine di presentazione, sia che sia una PDF o qualsiasi cosa di contenuto digitale che voglio mettere nel corso. Perché quella finestra file picker apparirà sempre quando io dovrò creare un'interfaccia fra l'utente esterno, fra il mondo esterno e la piattaforma. È un modo per cui colloquia con l'esterno la piattaforma. Quindi qua vedete, ho tutte le cartelle che io ho nel mio Dropbox. Vedete, io non ho date credenziali perché l'ho già date, rimangono integrate al mio account credenziali. E quindi io me le porto dietro ovunque io accedo. Sì, scusi, pronto Daniele? IMT, sono preoccupato, andiamo lì, sto finendo la simulatura qua. Venga a prenderti quando esco. Sì, vieni qua, chiami me, ti va proprio la mia pagina. Allora, dicevo, quindi qui dentro mettiamo che io ho dentro la cartella, non so neanche se c'è una cartella immagini, documenti sito, non so cosa anche che ci sia, non è. E da forum c'è qualche immagine? Chiaramente ora il sistema si accorge che sto cercando di caricare una locandina, cioè perché lui vuole un'immagine, quindi non mi fa vedere tutte le tipologie di file, mi fa vedere solo i file caricabili nella piattaforma. Ora sto caricando una sorta di locandina. Quindi io scelgo ad esempio Edaforum logo. Logo. Sì, DMP, lui fa tutti i tipologi di file, mi fa vedere tutti i file importanti. Se non è presente vuol dire che non lo consente di essere inserito come tipologia di file che va messo in quel punto, perché magari potrebbe essere un file che non va bene per quello. Lì vuole solo immagini. E io scelgo questo file e me lo fa vedere qui dentro. Questo diventa la mia locandina del mio corso. Quindi ho scelto un file dal mio repository Dropbox, o ripeto, la mia repository Google Drive, o l'ho fatto l'upload del mio file, quello che voglio. Andiamo avanti, formato del corso. Formato del corso, qual è la tipologia che ho scelto per la vostra tipologia, per il vostro tipo di sviluppo di USA? Chiaramente quella per argomenti. Quella per argomenti suddivide il corso in tanti moduli. Argomento 1, 2, 3, lo chiama argomenti. Poi possiamo farli diventare moduli. Possiamo farli diventare UDA, se vogliamo fare un modulo UDA. Chiaro? Quindi qua mi dice, può essere utilizzato anche quello relazionale o quello settimanale, l'attività fatta durante una settimana. Lui mi divide il corso in settimane, prima settimana, seconda, quello che devo fare la prima. Posso scegliere la tipologia. Per argomenti, score relazionale. Numero di sezioni, qua sta a me decidere, io ne posso mettere 10, lui per te, però posso mettere anche 2, le posso anche modificare, partire con 2 mi accorgo che mancano e aggiungo dopo, non è un numero che rimane così, è un numero che indico all'inizio e posso modificare anche durante, dopo averlo creato. Certo, mettiamo che lo facciamo con 5 moduli.
Allora, sezioni nascoste mostra solo l'intestazione. Allora, qua vi dà la possibilità di vedere le sezioni nascoste. Cosa sono le sezioni nascoste? Sono le sezioni che non voglio far rendere visibili ai studenti. Perché a volte io cosa succede? Faccio un corso il primo anno completo, la cosa importante è che il prossimo anno lo posso riusare. Magari ho fatto delle cose che è interessante che le vedano magari fra un po' i ragazzi, non subito. Quindi io posso nascondere delle sezioni, sarebbero delle parti del corso che io rendo visibile agli studenti man mano che il corso va avanti. Cioè cosa vuol dire? Io faccio la copia del corso nell'anno successivo, lui mi porta tutto. Quindi se entra lo studente vede tutto. Io posso nascondere alcune sezioni e rendere visibili agli studenti man mano che io vado avanti nella replica del corso l'anno dopo, perché magari voglio che quelle cose non le vedano subito, ma le vedano magari fra un mese quando hanno acquisito le competenze del prima parte. Ecco. Magari però vedono i titoli, non vedono il contenuto, ma vedono solo il titolo. Esatto. L'aspetto. Allora, l'aspetto non forzare vuol dire, io posso anche presentare, gente, non forzare cosa vuol dire? Vuol dire che la lingua apparirà quella determinata dal portale, di solito è in italiano. Se avete visto in alto, potete cambiare anche la lingua, qui sopra. Era, aspetta, Vedete, qui c'è italiano. Vuol dire che tutto il menu... Io mi sono divertito una volta a farlo fare un corso in inglese. Lo presentavo dentro, quindi insegnanti di lingue, perché devi farglielo fare in italiano? Faccelo vedere tutti i comandi in inglese. E io lo imposto come in inglese. Magari perché anche il fatto di capire cosa devo fare in inglese è una competenza che devono acquisire. Specialmente per quelli che insegnano lingue. Quindi io potrei progettare che il corso venga fatto in inglese. Pur lasciando il menu di gestione in italiano, io qua gli dico, allora lo voglio in inglese il corso. E lui presenterà solo quel modulo in lingua inglese. Quindi tutte le attività, tutte le richieste vanno fatte in lingua inglese. E lui deve capire cosa deve fare, ragazzi. Anche questa è una cosa che può essere utile. Quindi questo corso è anche già, sarà già anche legato a una classe o è un corso punto e basta? No, per ora è un corso punto e basta. Ora che lo stiamo facendo in questo momento. Cioè nel senso, noi abbiamo messo l'anno nella classe, cioè, sì. Vuol dire che stiamo già legando il concetto di questo corso ad una classe. Sì, no? Sì, il concetto sì, è quello. Però io posso tenere uno soltanto e quindi potrei generare la classe da associare al corso? Quindi il corso rimane, corso di... No, ma te potresti fare questo, fai il corso 2017 di informatica in quella classe, quando lo duplichi, lo ricambi il codice e diventerà 2018. Però devo duplicarlo, perché non posso lavorare su questo. No. Devi, ogni volta, corso... perché poi si popola, l'elemento che si popola sono gli studenti, non sono sempre uguali gli studenti iscritti. Cambia gli studenti iscritti. Il corso non è separato, diciamo, dal concetto classe. No. È collegato. Inteso come gruppo classe, Il gruppo di utenti sì, interessante, perché chiaramente ogni corso ci ha collegato tutta la sua parte di valutazione, c'è il registro del corso, il registro dell'attività, quindi c'è tutto il background che ha fatto il corso, il forum. Quindi, però quando te fai la copia, che poi infatti quando si fa la copia, se ce la faccio la faccio io, posso decidere di backupare solo gli utenti, chiaramente non li backupo, li backupo solo i contenuti. Quando creo il file, backupo solo i contenuti, non tutto quello che ci sta dentro. Posso decidere di non backupare, ad esempio, gli interventi sul forum, perché magari è giusto che quelli che lo ripropongono utilizzino le loro competenze per sviluppare questo. Allora, dicevo, qua lo mettiamo, non forzare vuol dire che lascia la lingua di default. Cosa vuol dire? Se io ho impostato italiano, prende italiano. Se io invece ho impostato in inglese e lo voglio fare in italiano, lo devo cambiare. Mostra il numero di news, lo possiamo lasciare, questi qua sono degli elementi abbastanza... Mostra valutazione agli studenti, chiaramente io lascio sempre sì. Che, anzi, utilizzo spesso la valutazione cieca. Sapete cos'è la valutazione cieca? Non l'avete mai usato il modulo di valutazione cieca? Vabbè. La valutazione cieca è quella che quando vedete i compiti fatti, vi vengono casualmente, non sapete di chi sono. E questo è un elemento molto importante della valutazione, perché possiamo dircelo che siamo i docenti più al di sopra di ogni sospetto, ma è possibile che ha sbagliato quella cosa, quella lì? Ma no, non è possibile, l'ha fatta perché... E quindi sono stimolato a dare qualcosa di diverso da uno all'altro. Questo è nel DNA del docente, non diciamo di no, possiamo dire inevitabile. Quindi permette la valutazione cieca. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando mi presento il compito io non so chi sono, e quando li vedrò quando io ho pubblicato i voti, di chi sono. Te vorresti saperlo, eh? Vabbè,
siccome qua lo fanno online e non conosci l'ortografia, a parte che quando scrivono delle cavolate, questa qua l'ha scritta per forza. Però le sorprese non sono mai, potrebbero essere all'ordine del giorno. Quindi, scusate, ti mando Francesco. Vai alla cancella, lì c'era arrivata la dirigente. Allora, quindi qua siamo a non forzare. Fai l'upload, qua potete stabilire il limite che possono caricare, quindi io posso dire fino a quanti, la grandezza degli allegati che possono mandare. Diamo tutti il massimo, perché 2 mega sono veramente pochi, io ho 32 mega. Quindi aumentiamo un po' il limite dell'upload, però a volte, ad esempio, faccio un esempio, a volte faccio delle competenze sulla grafica web, io faccio insegno informatica e dico dovete preparare un logo, non deve essere più pesante di 2 mega, perché sappiamo che quando pubblichiamo sul web, facciamo un'immagine che occupa 2 giga, non è fatto un bel lavoro. Quindi posso dare dei limiti, lavorando sull'immagine, creare un'immagine, quando si lavora sulla grafica, può essere interessante, devi mettere dei limiti al massimo file caricabile come risposta a un compito. No, quello puoi prevedere quando fai il compito anche più allegato, non ora. No, qua sai, dai solo quanto è il limite massimo. E vale per tutti gli elementi del corso. Non puoi dire questo qua me lo fai di 32, questo qua me lo fai di 10. Allora, tracciamento delle attività, chiaramente sì, lui traccia per ogni attività quello che viene svolto, quindi lascia impostato a sì. Accesso agli ospiti. Cosa vuol dire? Accesso agli ospiti è per impostato per default. Cosa vuol dire? Se io voglio dare un accesso, sapete che uno può utilizzare la piattaforma Moodle anche senza essere registrato, cioè un altro login come ospite. Se si logga, può vedere solo i contenuti cui i docenti hanno creato libero accesso. Quindi io lascerei no. Altrimenti potrei dare anche con chiave. Gruppi per ora è aperto. Allora, gruppi cosa sarebbero? Gruppi possono, quando si fa dell'attività specialmente a gruppi in classe, possiamo fidare dell'attività non a solo ai singoli studenti, a gruppi di studenti. Le attività che possono essere proposte sulla piattaforma, quelle che avete visto con quella famosa manina, possono essere assegnate o a singoli, tutti devono farla, o possono essere fatte anche attività di gruppo, non solo individuali. Quindi io posso prevedere la senza gruppi, vuol dire che non posso dare dell'attività assegnare a gruppi di studenti. Se io prevedo che me la IAUDA svolgono le attività a gruppi, devo prevedere che possono essere fatti con gruppi. Separati e visibili, che differenza c'è? Separati, ogni gruppo non vede l'attività fatta dell'altro. Visibile, ognuno vede quello che fa l'altro. Quindi sono intercomunicanti le attività del progetto. Certo, il gruppo non vede cosa fa l'altro gruppo, non il... No, il gruppo, i componenti di un gruppo vedono cosa fa l'attività dell'altro gruppo. Comunque, se andate sull'help... Gruppi separati. Ciascun partecipante, membro del gruppo, al quale è assegnato e non ha facoltà di vedere il lavoro svolto dai gruppi, dei membri degli altri gruppi. Questa è la dichiarazione. C'avete sempre un punto interrogativo che vi dà un help su quello che state inserendo. Quindi vi aiuta questo qua. Redenominazione del ruolo non si usa. Lasciamolo perdere, non lo compiliamo. Cosa serve? Specialmente nelle scuole primarie, a volte vogliamo che il docente sia chiamato maestro, quell'altro, quindi dare dei ruoli diversi, però... per questo caso non serve a nulla, diciamo le cose sostanziali. Quando siamo in fondo, salva modifiche. Abbiamo creato il guscio della nostra attività online, cioè il guscio è il contenitore dove metteremo le nostre attività, unità di apprendimento. E si presenterà sotto forma di un elenco di 5 argomenti, perché lui li chiama inizialmente argomenti, non li chiama moduli, e un forum di default che si chiama forum news. Questi sono gli elementi che troverete in tutti i corsi. Io se torno nella rete RISCAT, ora dovrei vedere, rientro nel corso test UDA Blended, sono già l'1.6? Cavolo, il tempo vola, come diceva, chi era, diceva Cuccarini? Allora, se torniamo nella categoria test UDA Blended, dovremo trovare tutti i corsi che avete creato voi. Ok? Allora, ora... facciamo la pausa. Quanta di un'ora? Allora, ci ritroviamo alle 14:15. Siamo fino alle 5, eh? Alle 2:15, 2:10, 2:15, chi è che viene, chi ha deciso di usufruire del servizio mensa, ci segue e andiamo a piedi a questo qua. Coloro che invece...
No, no, potete lasciare aperta, tanto la porta viene chiusa qua, c'è l'assistenza. Allora, interrompo. Sì, sì, sì.